forse non è necessario, forse loro mi sentono. Autorità militari, colleghi, studentesse e studenti, grazie per avermi dato questa opportunità di conoscere la vostra università, la vostra città e di provare ad avviare con tutti loro un dialogo su alcuni argomenti che incrociano la filosofia del diritto e della politica, l'antropologia e l'etica militare che mi stanno molto a cuore. Come indica il fiocco giallo che vedete in alto a destra, dedico questa lezione di dottorato ai nostri due fucilieri del Reggimento San Marco della Marina, la cui sorte è ancora appesa a un filo, che sono di fatto nelle mani di una potenza straniera che non ha formulato nessun capo di imputazione e prodotto nessuna prova nei loro confronti. Trovo che questa situazione sia inaccettabile dal punto di vista dell'onore nazionale e del diritto internazionale e chiedo che nessuno di loro ricordi la situazione in cui questi nostri due operatori versano. Allora, ho pensato di suddividere questa nostra chiacchierata in tre momenti. In una parte prima, che ha una struttura filosofica, in cui cercherò di capire assieme a voi che cosa si intenda concettualmente quando si usa una nozione, un termine quale ordine. Perché ordine non è semplicemente una disposizione verbale o scritta che viene data da un superiore a un subordinato, ordine ha una latitudine semantica molto ampia e forse non immediatamente comprensibile, perché è variata a seconda delle tempeste culturali. Se nessuno si sarà ancora addormentato, nella seconda parte vorrei cercare di accostare questo concetto di ordine con ciò che invece si intende propriamente come ordine nell'ambito di, uso un'espressione generica, in un ambito di esperienza militare. Non sarò più preciso di questo. Ai pochi sopravvissuti, nella parte terza, cercherò di spiegare quello che è il core di questa lezione e che fa riferimento al testo che dovrebbe essere stato loro distribuito, ma che normalmente nessuno legge mai prima di andare a una lezione, a una conferenza. Di solito ascolta la conferenza, se è interessante dice lo leggerò dopo, se no non lo leggerò affatto. Quindi non darò per scontato che il testo sia stato letto ed approfondito. Parte prima. Che cosa intendiamo quando parliamo di ordine? Vorrei affrontare questo argomento visivamente. Secondo loro, questo che cos'è? Studentesse e studenti. Che cosa raffigura questa immagine? Non è difficile. Un tempio, probabilmente greco, forse romano, ma si può già vedere. Allora, questa struttura esprime un'idea, un vissuto che ha a che fare con quello che noi oggi chiamiamo ordine. I greci avevano due parole per indicare l'ordine, cosmos e taxis. Sono due cose diverse. Taxis è un insieme quale che sia. Per esempio, taxis è il fatto che su questa tavola ci sono alcuni strumenti che servono per la conferenza e che possono per esempio venire disposti in modo cronologico. Prima userò il microfono, poi userò il computer, poi berrò un po' d'acqua alla bicchiera. È un ordine possibile. Questo è taxis. Cosmos è un modo di mettere insieme le cose sulla base di un criterio che non può cambiare, perché se lo cambio quell'insieme non è più tale. Per esempio c'è un insieme di parti che compongono l'essere Maurizio Manzini, però io non è che posso spostare, metto il cuore al posto del polmone, la testa al posto di alla mattina presto, a volte forse sono in questa condizione, ma normalmente non dovrebbe essere così. Se io altero questa disposizione,
Io non ho più Maurizio Gabrielli. Quindi quello è un cosma. È un insieme di parti riunite da un criterio che produce un intero esclusivo in se stesso. Il tempio greco è l'espressione di un'idea di ordine non come taxis, insieme con quale sia, ma come cosmos, cioè intero che risponde a un criterio non disponibile. Da cosa lo evinciamo? Lo evinciamo dall'effetto che, secondo i greci, questa struttura doveva produrre. Come ogni espressione artistica nel mondo greco, doveva produrre un armonio. Notate bene che anche Platone, quando fa la sua filosofia politica nei Dialoghi, dice che lo scopo di un'azione politica è sempre quello di produrre un'armonia. Tanto l'architetto che fa il tempio, quanto il musico che suona la città, quanto il politico, quanto lo strategico, quanto l'ufficiale, deve produrre un'armonia. Cioè, che cos'è l'armonia? È una condizione nella quale noi sperimentiamo che quello che ci sta davanti non è un modo qualsiasi di mescolare le parti, ma è un modo che ha una sua unicità, come nella musica una sinfonia. Una sinfonia non è un insieme qualsiasi di suoni, no? La scimmia sulla tastiera produce un insieme di suoni, ma non è la nona di Beethoven. La nona di Beethoven è il cosmo. E pensavano i greci, l'effetto deve essere l'armonia, una parola molto interessante, perché dentro ha due etimi indogermanici, indoeuropei. Ar, e ar significa principio, il greco arche, in greco è femminile, il principio femminile sono diversi. Il greco arche deriva da questo tema indoeuropeo, ar, il principio, ciò per cui qualcosa non crolla, sta insieme, ar è anche l'architrave che tiene sul corpo. E monia, ovviamente, richiama l'unicità. Quindi il termine armonia è molto espressivo dal punto di vista di un'armonia. Vuol dire qualche cosa che ha un'unicità e da questa sua unicità ne deriva una sensazione piacevole, una sensazione armoniosa. Le cose stanno tutte al posto giusto. Il criterio, attenti bene, per cui le cose stanno al posto giusto è dunque non un criterio qualsiasi, ma uno ben particolare. Che per esempio un artista deve cogliere. E come lo coglie? Beh, secondo i greci, loro probabilmente lo sanno, lo coglie perché l'uomo ha dentro di sé l'anamnesi, no? Il mito della caverna, ha dentro di sé un ricordo di una perfezione. E quando vede sulla terra qualche cosa che in qualche modo è mimesis di questa perfezione, qualcosa in lui lo avverte, lo sente, no? Come gli innamorati che sentono che l'uno è fatto per l'altra. Non è che ci libretti di istruzioni, un po' di centro, uno può consultare per capirlo. Lo può avvertire se è abbastanza aperto e se sa far tacere la sua mente in tumulto. Secondo esempio di ordine. E questo che cosa? Una voce, una chiesa è poco. Una chiesa è poco. Una chiesa, secondo voi, di che periodo? Di che contesto culturale? Medievale è poco, perché il medievo è lungo, è sono mille anni. Non voglio che mi diciate l'anno, non lo so neanch'io esattamente l'anno di questo. Ma lo stile sì, avendo l'architettura. Romanico. Allora, qui siamo, diciamo così, nella fascia alta del Medioevo, quindi in quella parte che precede l'episodio che segna un po' il discrimine, cioè la conquista di Gerusalemme. Dopo il 1000 c'è un Medioevo che comincia a essere diverso da quello precedente. Qui siamo prima. Chissà quante ce ne saranno di chiese romaniche da questa parte. Allora, lì che tipo di ordine c'è?
Ce l'avete presente come è fatta una chiesa romana? Utilizzavano spesso materiali di risulta. Avevano un pezzo di un tempio, un pezzo di una costruzione, li avanzavano di mattoni. A volte le piante sono asimmetriche. Io sono triestino, la cattedrale di Trieste è romanica e ha cinque navate. Cinque strane, no? È totalmente asimmetrica. Allora, questo modo di mettere insieme le cose nuove, le cose vecchie, le cose più belle, le cose un po' meno belle, che tipo di ordine mi esprime? Abbiamo sempre un cosmos, anche qui, però, diciamo così, l'effetto armonia è completamente diverso. Perché? Perché che idea c'è dietro? C'è l'idea che tutto, le pietre belle e le pietre brutte, le statue rotte e quelle interne, il simmetrico e l'asimmetrico, sono tutti salvati da Cristo. Cioè c'è questa idea tipica del cristianesimo, che c'è un principio in base al quale nulla va sprecato. E messo insieme sulla base di quel principio, produce un ordine. L'ordine dell'Alto Medioevo è un ordine frattale, direbbero gli matematici. Asimmetrico, diseguale, ma è un ordine. Ma è un ordine. Qui c'è qualcosa di comune con il concetto greco. Il criterio in base al quale le parti stanno insieme, ancora una volta, non è casuale. Ha una sua esclusività. È talmente esclusivo che è un criterio di ordine divino. Quindi non è disponibile all'uomo. In molte leggende medievali le chiese sono fatte da angeli, per esempio, no? Alla mattina le trovano fatte, sono stati gli angeli. Cioè c'è questa idea. Un altro modo di intendere l'ordine. Lo vedono? Si riesce a vedere? Anche questa è una chiesa, ma gotica. Questo è un gotico francese, è il più puro. È un ordine completamente diverso all'apparenza, perché qui invece la simmetria è assoluta, maniacale. Anche qui si vuole ricomprendere tutto, dal mostruoso all'angelico, c'è tutto nella cattedrale romana, che gotica. E ancora una volta il criterio in base al quale quella chiesa è un unicum non è a disposizione della volontà individuale, è divino. Anche qui ci stanno gli angeli che le costruiscono, no? Ma c'è l'idea che un ordine, per essere veramente un ordine, deve avere una sua linearità. Non troverete materiali di risulta, non troverete asimmetrie. L'unico elemento asimmetrico all'interno della cattedrale gotica è il labirinto. Sapete cos'è? Che in genere sta nella navata centrale e rappresenta il percorso dell'uomo che cerca di andare al centro di se stesso e quindi fa dei giri strani. La vita non ha una progressione lineare, a volte sembra che si torni indietro, quando sembra di essere vicini al centro del labirinto magari si è lontanissimi, ma è l'unico elemento di frattalità all'interno del contesto della cattedrale gotica. Tutto il resto è di una simmetria impressionante. Io trovo solo Bach che ha qualcosa di simile alla cattedrale, cioè una struttura compiuta che ti risucchia verso l'alto. Ecco un altro tipo di ordine. E questo? E qua siamo in un'epoca in cui forse le chiese non si costruiscono, se si costruiscono non si sta tanto dietro a che tipo di stile devono avere, ma sicuramente l'architettura, l'ingegneria fa un enorme progresso e si costruiscono i grattacieli. È ancora qualche cosa che va verso l'alto. Sono diversi. Sono diversi innanzitutto i materiali. Il cemento Portland si ottiene attraverso una macinazione di elementi che in partenza sono uno diverso dall'altro, ma poi sono perfettamente omogeneizzati. Voi non potete in un sacco di cemento distinguere un granello da un altro.
E il gioco di spinte è un gioco di spinte che su base di calcolo matematico è completamente diverso da quelle degli archi in antico. Allora, è un ordine questo, secondo voi? È ancora un ordine? Cioè, è casuale il modo in cui sono messi insieme gli elementi? Non è casuale, perché credo che non è. Ma sulla base di che cosa? Cioè, per ottenere che cosa sono messi insieme questi elementi? Per ottenere un risultato pratico. In poco spazio io devo far stare un grande numero di persone. A Manhattan io ho semplicemente che un isolotto in mezzo alla foce del Hudson, ci deve stare un sacco di gente, devo andare in verticale, devo salire. Quindi c'è un ordine, ma come potremmo chiamarlo? È un modo di stare insieme due parti, il cui criterio è funzionale. Cioè corrisponde a una funzione. Se cambiasse la funzione, io disporrei quelle parti in un modo diverso. E quindi quel Portland mi farei un'altra roba. Si possono fare un sacco di cose da generare. Un sacco di cose. Non necessariamente però. Quindi qui abbiamo ancora un ordine, ma è un cosmo funzionale. Il criterio non è più trascendente, il criterio non è più divino, il criterio non conferisce un'unicità a un prodotto. Si può fare in serie, non potete fare in serie la cattedrale di Chartres, nessuno pensava di farlo da impossibile, ma i grattacieli li potete tranquillamente fare in serie. Si fanno in serie, no? Nelle zone residenziali sorgono costruzioni negli anni 70, anche qui sono fatti in serie. E questo è un edificio che credo sia stato costruito in Polonia, ma ormai se ne vedono altrove, anche a Trento hanno fatto una cosa del genere, a Trieste addirittura hanno fatto il comando di vigili urbani che sembra che crolli, che non è un bel messaggio, o forse sì, nel senso magari non mi multeranno la macchina se la faccio qui. Allora, e qui andiamo o no? Allora, va bene, in qualche modo sì, nel senso che ci sono comunque dei calcoli matematici e fisici in base ai quali quella robaccia sta in piedi. È un bug. Ma questo, il criterio che mi tiene insieme le parti e che dunque fa di questo insieme un ordine, è trascendentale, divino, no, è funzionale. Cioè, sulla base di che cosa quell'architetto ha messo insieme le parti? Sulla base di un vincolo. Cioè, dice, facciamo una roba così. Ma potremmo farla anche così. Cioè, il criterio diventa completamente nelle mani di chi mette insieme i pezzi. Questo è un modo ancora diverso di vederla. Ancora diverso. Quella roba lì sta in piedi, Quella roba lì sta in piedi. Però io ho un caro amico che per lungo tempo ha vissuto in Spagna, a Madrid, e non so se loro sanno che a Madrid hanno costruito due grattacieli che sono inclinati, non so se li hanno visti, uno verso l'altro. Il primo venne acquisito da una compagnia petrolifera, il mio amico andò a lavorare lì, e mi raccontò che dopo due mesi la gran parte degli impiegati soffriva di emicrania. Soffriva di emicrania. Tant'è vero che appena il grattacielo fu venduto, perché era una speculazione edilizia della società petrolifera che lo comprò per 1 milione di euro e lo rivendette per 1 miliardo, il vento, ma comunque in città erano di quest'ordine di guadagno, e si trasferirono in un altro edificio, passò in manifesta. Quindi io non so se gli ordini possano essere spinti a una casualità, cioè non so abitare là dentro se poi ti farà venire un'altra, però stai lì. Diversi concetti di ordine. Vogliamo fare un piccolo riassunto? Poi non so, ma loro useranno gli appunti di questa roba?
tutto ripreso, e quindi la cosa sono tutto preso. Allora il riassunto, quindi, anche a me è così. Il primo esempio che abbiamo visto è quello del tempio, lo potremmo definire ordine classico. Armonia di parti che stanno insieme sulle basi di un principio che però è accessibile all'uomo. L'armonia greca è l'armonia di un umano che è trascendente, ma che rimane sul piano dell'umano. Durerà quanto durerà il mondo, ma quando il mondo finirà, finirà. Mentre l'idea dell'ordine romanico è un modo di mettere insieme cose antiche e cose nuove, come si scrive nel Vangelo, sulla base di un criterio che invece durerà sempre, è totalmente trascendente. Quindi c'è un'antropologia culturale completamente diversa che si esprime in un ordine di cultura romanica. C'è un'idea analoga all'interno del gotico, quindi il criterio è sempre un criterio non disponibile alla volontà del soggetto. C'è sempre un'unicità che non ha un fondamento umano, però si connota per una linearità e una simmetria. In qualche modo una certa matematica entra nell'esperienza umana. Guardate, il gotico viene formandosi più o meno nel periodo in cui la scolastica raggiunge i suoi fasti maggiori. E il pensiero scolastico è un pensiero fortemente ordinativo dell'essere. Eh? La concezione del diritto naturale, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, in qualche modo l'idea che Dio pensa in un modo, che è un modo lineare, rigoroso, entra nell'esperienza dell'Occidente e sarà poi fatta propria dall'umanesimo e dal Rinascimento. Cioè, se Dio pensa il mondo, lo pensa come una matematica. Se vogliono una matematica trascendentale, ma una matematica. Idea di Dio che non c'è nel periodo precedente. Il periodo precedente è un Dio che sorprende, un Dio che può mutare continuamente. C'è molta più magia, diciamo così, all'interno del cristianesimo alto medievale. C'è molta più razionalità in quello basso medievale. Per arrivare all'ordine moderno. L'ordine moderno è un ordine dove l'elemento geometrico si secolarizza, cioè non è necessariamente più l'espressione di un Dio, ma è l'espressione del modo in cui l'universo è fatto. Scrive Hobbes, ma lo scrive anche Galileo Galilei, che la natura è come un libro e le lettere in cui è scritto questo libro sono cerchi, rettangoli e quadrati. Si affaccia questa idea di ordine, che starà a fondamento dell'idea scientifica e scientistica. Cioè, scientistica è quel privilegio per il quale l'unico modo certo di conoscere il mondo è quello che replica questa geometria, questa matematica, questa forma di razionalità. Qual è la differenza? La differenza è che è un ordine che si funzionalizza, arriverà il graffacione. Cioè, signori, se il criterio è un criterio di tipo matematico, ma è a disposizione dell'uomo, noi non abbiamo più bisogno di Dio. Possiamo costruire con la nostra scienza sulla base della sola recta ratio, no? Cosa scrive Grozio? Etiam si daremus non esse deum corsine sumo scelere dar in equi. Cioè, anche se noi mettessimo tra parentesi l'esistenza di Dio, poiché Dio ha pensato il mondo in modo razionale, nel momento in cui agiamo razionalmente siamo garantiti nella nostra conoscenza. E dunque sappiamo che il mondo è così come noi lo conosciamo e possiamo trasformarlo. Possiamo prendere un minerale, separare gli elementi componenti e riunirli ottenendo qualcosa che prima non c'era e che mi è più utile. Ecco che andiamo verso un modo di intendere le cose di tipo funzionalistico, utilitaristico. Il criterio dell'ordine è a disposizione del soggetto individuale, non sta più né nell'iperuranio e neanche nella mente di Dio. Per arrivare dove? Per arrivare ad oggi. Perché oggi, anche se la mia generazione
ha conosciuto gli ultimi scampoli della modernità, attualmente noi non viviamo più in una temperie culturale, antropologica, filosofica, politica, scientifica, moderna. Ma, e notate bene che il termine è mutuato proprio dalla storia dell'arte, di Ottava, in un'epoca postmoderna, qualcuno dice tardomoderna, comunque la vogliate chiamare, una temperie che non è più quella della modernità. Perché? Perché finisce lo scientismo. Cioè finisce quell'idea per la quale la scienza è in grado di fornire un modello unico e certo sull'universo e sul suo funzionamento. Ormai la scienza lavora per paradigmi, per modelli. Cioè, io scienziato propongo un modello, vediamo fin dove tiene. Per esempio, la luce, due modelli, corpuscolare e ondulatorio. Ci ne ho scienziato, ma la luce è un'onda o è un corpuscolo? Risposta, non sta a me dirlo. Secondo certi effetti è onda, secondo certi altri è corpuscolo, entrambe le teorie hanno sufficiente dimostrazione scientifica, entrambe mi servono per fare cose diverse. Se devo costruire un cancello ad apertura fotoelettrica, mi va bene che il corpuscolo, se devo pensare a una sonda che deve andare molto lontano, mi va bene pensare che è onda. Qual è la quantità della luce? È un problema filosofico, non è un problema scientifico. Quindi utilizzo il modello che mi serve. Non c'è più un ordine universale divino, come c'era nella premodernità. Non c'è più un ordine universale non necessariamente divino, ma puramente razionale, come c'era nella modernità. C'è l'ordine che sta nei nostri occhi quando guardiamo le cose. Allora, il discorso sarebbe lungo e molto interessante. Scuola di Copenaghen, Bohr. La grande fisica, principio di indeterminazione di Heisenberg, Gödel e la teoria dell'indecidibilità dei sistemi assiomatizzati, sono fisici e matematici che ci dicono sostanzialmente questo. Il mondo è come di volta in volta noi lo guardiamo. Ma non chiedeteci se è in un unico. E allora possiamo fare le case anche in quella maniera strana che abbiamo visto prima. Perché no? Non c'è un ordine normativo. Questa è l'epoca in cui non c'è più un sistema delle fonti. Quando si studiava giurisprudenza ai miei tempi, sistema delle fonti, primato della legge. E adesso? Non c'è più. Non c'è più. Soft law, lex mercatoria, direttive comunitarie, giurisprudenza interna, giurisprudenza di corti internazionali, giurisprudenza di corti di altri ordinamenti giuridici. Tutto questo concorre a formare, per esempio, una sentenza. Quali sono le fonti? Non c'è più la gerarchia delle fonti. Il giudice piglia quello che in quel momento gli sembra opportuno per poter risolvere il caso concreto. Qualcuno spenga o risponda. I criteri in base ai quali qualche cosa è un ordine sono relativi. Relativismo. Sono relativi. È molto importante capire questo, perché la domanda è: ma sono ancora ordini? Guardate che gli studi più recenti sul secondo principio della termodinamica, premio Nobel primo Gin, parlano di fluttuazione degli ordini, gli ordini fluttuanti. Cioè, in un certo punto, in un certo momento, sotto una certa azione, si genera un ordine. E ogni volta che si genera un ordine, per il principio entropico, negli stati più esterni del sistema aumenta il disordine. Quindi io so che se voglio ordinare un comportamento sociale, per esempio con una norma giuridica codificata, so che magari porterò un minimo di ordine in quella zona dell'esperienza giuridica, ma sicuramente creerò delle incertezze e della confusione nell'applicazione della norma in altri ambiti d'esperienza. E nient'altro che l'entropia applicata alle tecniche normative. E ancora no. E ancora no. Per un greco non sarebbe un ordine. Per un medievale non sarebbe un ordine. Ma neanche per un moderno sarebbe un ordine. Forse è un disordine. Forse dire che un ordine è relativo è come dire che non è un ordine.
Teniamoci il punto di domanda su questo. Quello che possiamo dire in termini di filosofia teoretica è che, per come l'abbiamo visto, l'ordine è la risultanza di un rapporto tra un unico e un ordine. L'ordine risulta da un rapporto, da una tensione dinamica fra un elemento che ha una sua unicità e la dispersione di una molteplicità. Cerchiamo di tenere questo concettualmente. Dicevamo, nella classicità l'uno e i molti coesistono in un mondo e durano quanto essi. Gli dei dei greci non vanno al di là della durata dell'universo. Quando l'universo finisce, finiscono gli dei. Crono divora i suoi figli. Nel Medioevo il rapporto uno-molti comporta che se anche i molti finiranno, l'uno non finirà. Anzi, addirittura alcuni dei molti, gli uomini, in qualche modo si riuniranno all'uno e comporranno un altro ordine, no? Agostino lo chiama la Gerusalemme celeste, un altro ordine. Nella modernità l'uno è a disposizione del pensiero razionale. Di quale forma della razionalità? Quella cartesiana, quella del calcolo analitico, perché la razionalità è tante cose. Un modo di essere razionali, quel modo di essere razionali per cui 1 più 1 è uguale a 2, che è un modo di essere razionali, ma non è l'unico. Cioè, se io dico alla fine di questa conferenza forse mangeremo qualcosa, è un modo di essere razionali, ma non è lo stesso di 1 più 1 uguale a 2, risponde a una logica diversa, sempre una logica, ma una logica diversa. E infine la postmodernità, dove l'uno scompare come unico. Cioè, qualsiasi uno con la U minuscola può momentaneamente diventare un uno con la U maiuscola, generare un ordine sul momento che poi magari si dissolverà. Loro sanno qual è il problema di questa visione. Il problema è che se è così, come si dà poi un rapporto tra i vari microordini che si costituiranno? Perché questo è il problema del problema. Perché uno dice, ma che bello, non c'è più questo ingombrante Dio, questa ingombrante ragione normativa. Ognuno è in qualche maniera, no, maître et possesseur de soi-même. E quindi sul momento genera quell'ordine che può essere utile, interessante, affascinante in quel momento. Sì, ma anche altri lo faranno. E quando giungono, perché potenzialmente Hobbes l'aveva ben visto, possono giungere a conflitto, che si fa? Si dovrebbe cercare un ordine superiore che possa essere normativo per i due ordini inferiori. Ma se nella postmodernità non c'è nessuno che può aspirare a un'unicità, relativa, sì, per cui potrebbe sorgere uno e dice io sono normativo, ma poi ne sorge un altro che dice io sono normativo. Come facciamo, questo è l'ideale di Vattimo, ma Vattimo piace questa idea, no? Si possono generare continuamente forme convenzionali di ordine, poi, come la famiglia. La famiglia fino a questo momento la faccio di papà, mamma, figli, ma oggi possiamo decidere che è fatta in un altro modo. E domani decideremo che è fatta in un altro modo. E dopodomani, eccetera. E nel frattempo? Se dobbiamo normare, come facciamo? Perché il diritto ha in sé l'idea di una continuità. Se non c'è una continuità non c'è un ordine. Io non posso dire che il capitano è subordinato al maggiore, ma poi a un certo punto può essere anche subordinato al maggiore. Magari potrebbe essere utile in qualche circostanza. Però sorgerebbero poi dei problemi contenenti che deve risolvere. Quindi il problema che pone la postmodernità è proprio un problema di coordinamento. Se ci sono molti valori, qual è il valore? Ci sono dei motivi metafisici che stanno alle basi di questa idea. Qui vado veloce. Vedete che sotto mi faccio un po' di pubblicità, però non ho diritti d'autore, quindi
su un libro che scrissi qualche anno fa dedicandolo proprio a questa questione, se qualcuno volesse approfondire. Cioè, per quel che io ho potuto vedere, l'idea del rapporto uno-molti non è che il prodotto di un modo di vedere le cose di tipo o dualistico o non dualistico. Cioè il tipo di ordine che io avrei in mente, che praticherò, che mi piacerà, dipenderà dal mio modo di concepire la realtà in maniera duale o non duale. Perché? Perché a un certo punto della cultura occidentale, nell'ambito di una corrente di filosofia vigorosa e duratura che noi chiamiamo, ma loro non si chiamavano così, neoplatonici, si affaccia quest'idea, e cioè che sì, c'è un'unità che è normativa per tutto, l'uno con la U super maiuscola, chiamatelo Dio, chiamatelo uno, chiamatelo principio assoluto, infinito, onnipotente, onnipresente, tararitarara, ma non ha nessun rapporto con il mondo in cui noi viviamo, che non è eterno, non è perfetto, non è uguale, non ha nessuna delle ipostatiche caratteristiche che ha l'uomo. Non c'è rapporto possibile, per dire. Esattamente come certe forme del pensiero orientale, no? In cui il mondo è un'apparenza, ma la realtà vera è sempre intangibile, sempre inarrivabile, e noi possiamo solo annullarci in quanto parti e ricongiungerci a un tutto in cui non vi è più distinzione. Allora, quest'idea attraverso il neoplatonismo entra nella cultura occidentale, soprattutto attraverso le religioni o la religione, e nella storia continuerà ad emergere e a tornar sotto, e genererà molti effetti. C'è uno studioso che si chiamava Perrin, che ha scritto molti libri incentrati proprio su queste idee. Cioè, molte rivoluzioni politiche a carattere utopistico nascono da un pensiero di questo tipo: l'uno è separato dai molti. Se l'uno è separato dai molti, noi sul piano terreno non possiamo mai generare un ordine che sia garantito, mai, perché l'uno non è a nostra disposizione, con una serie di conseguenze enormi in ambito giuridico, politico, morale, no? I dualisti come agiscono moralmente? O posso fare tutto quello che voglio, tanto la perfezione non è di questo mondo, o non posso fare niente, quindi o mi astengo o faccio il libertino, è indifferente. Nessuna condotta morale potrà farmi partecipe di un infinito. Quali sono le conseguenze? Che cosa voglio dire? Che la postmodernità è il nuovo manifestarsi di un atteggiamento dualistico. Io non so se esista o meno un ordine con la O maiuscola. Lo lascio alle esperienze dei primati. Tu ci credi, tu non ci credi. Siamo tutti liberi di fare quello che vogliamo, di pensare quello che vogliamo pensare. L'importante è comportarsi in un modo funzionalmente, utilitaristicamente probante in quel momento. Non chiedetemi di fondare un comportamento su una morale, su un pensiero che abbia un carattere non etico. Questo significa, per dirla con Battimo, che nessuna situazione, a nessun livello dell'esperienza militare, politico, civile, etico, cioè, ha un punto di continuità con nessun'altra. Ognuno a modo a sé. Non si possono confrontare. Questo che cosa significa? Che nessuno si confronta con nessuno, oppure con tutti, che tutti si confrontano con tutti. Quindi significa che o uno rifluisce nel privato e si estranea da tutto, oppure il contrario, che va in un talk show e parla di tutto. Per cui posso chiamare la striptease del momento e dirle: lei signorina, che cosa ne pensa dell'esistenza di Dio? O che cosa ne pensa della scienza contemporanea del problema di Gutenberg? Dopo lo chiedo a un cantante, per esempio, no? Perché? Perché non si crede più che ci sia una continuità tra situazioni diverse, per cui io devo cercare una coerenza.
Sì, ma come capita? Non fusion. Mi posso mettere in abito da sera, ma mettere un paio di scarpe da ginnastica. Perché no? Non c'è un criterio d'ordine per cui giusto i militari continuano ad avere, neanche i preti si mettono un uniforme, no? Però io posso benissimo andare al ricevimento dell'altra società, lo fanno i sovrani inglesi, e mettermi in tight e le scarpe da ginnastica. Perché non c'è più l'idea che si debba cercare una coerenza tra le situazioni. Ogni situazione è un mondo che può essere indifferentemente collegato con un altro. Tutto può essere collegato con tutto. Quindi, il modo, le mode, no? Questo fluire continuo delle mode, tutto può generarsi e risolversi in continuazione. Ora, vorrei sottolineare questo aspetto, che filosoficamente per me è il più rilevante, e che ci servirà poi per capire dove andremo a parlare con il discorso sulla condizione militare. Questo che cosa significa? Significa che in una condizione antropologica e culturale per la quale è inutile cercare una continuità coerente tra le diverse situazioni, che cosa giudicherà quando le situazioni verranno a scontrarsi tra di loro? Vincerà quella che è più potente. Semplicemente questa. Esattamente come in una certa mentalità democratica per la quale vincerà la linea che è più rappresentata e vincerà le elezioni. Ma anche Hitler ha vinto le elezioni. Allora, questa è una certa idea di democrazia, non è l'Italia. Una certa idea, cioè una democrazia senza etica. Perché? Perché non si crede più che ci sia un'etica normativa. E allora vediamo chi è il più forte. Allora, siccome si può decidere chi è il più forte sulla base di chi ha più soldi, di chi ha più potere, di chi può ordinare i carabinieri di fare qualche cosa, e soprattutto di chi può vincere, di chi può avere il potere, dunque per esempio vincere, oppure perché detiene i mezzi di informazione, oppure perché detiene le banche. Ma di fatto, se non c'è più un criterio d'ordine con la C maiuscola, se neppure lo scienziato dice ma noi non abbiamo una visione dell'universo, una visione del cosmo, ci sono varie teorie, ci sono almeno 7 teorie sull'origine dell'universo, di cui almeno 3 possono stare parzialmente insieme, ma non c'è nessuna teoria unificata. Uso quella che in quel momento può servirmi per quello che devo fare. Ma ripeto, quando si giunge al conflitto e si giunge al conflitto, che cosa deciderà se non c'è un criterio superiore alle singole situazioni? Si affermerà la situazione che ha più potere per farlo. Diceva Stalin che la forza è più di metà del diritto. Quindi il rischio della postmodernità è che dietro a un'apparente libertà di scelta dei propri criteri ci sia, diceva Kelsen, la testa di Gorgona del potere in acquario e che possa sempre divorare i mai capitani. Questo è quello che Heidegger chiamava la supremazia del pensiero tecnico, che attenti bene, non è la supremazia della scienza. La scienza non è il pensiero tecnico. Il pensiero tecnico è il pensiero in base al quale tutto è relativo dal punto di vista dei valori e dunque per affermare un valore sugli altri bisogna avere più forza. Chi ti dà la forza? La tecnica. Il pensiero non serve a conoscere il mondo, perché come uno lo vuol conoscere, così il mondo sarà. Il pensiero serve a trasformare il mondo. Lo diceva Marx, no? Cosa diceva Marx? I filosofi hanno interpretato la realtà e adesso noi dobbiamo cominciare ad operare in questa realtà, a trasformarla. E questa è la fine della prima parte. Vado ancora avanti, faccio un po' di sosta, mi arriva qualche coltello. Come sono le forze? Possiamo andare ancora un po' avanti? Perché adesso io dovrei cercare di trasportare queste alate considerazioni in un campo un po' più circoscritto che è quello del pensiero politico. Sempre riguardo ai nostri temi, perché ci arriveremo.
c'è l'ordine nell'ambito del pensiero politico? Beh, dice Aristotele, noi abbiamo una comunità politica, una polis, non semplicemente perché abbiamo un'aggregazione di cittadini. La polis non è una taxis, è un cosmos. Cioè è un insieme di cittadini più qualcos'altro, un criterio, che è il criterio per cui quella è Atene e non è Sparta, e Sparta e non è Atene. Uno non può essere tifoso di una squadra solo perché acquista una tessera. C'è un'antropologia diversa tra un juventino e un interista. Qualsiasi tifoso riesce a capire questo ragionamento. Per cui ciò che fa lo juventino e ciò che fa l'interista sono principi diversi di aggregazione, sono casuali. Stavo a indovinare quale sia la mia antropologia. Quindi la classicità ha una certa idea di ordine che è quella di cosmos, ma attenti bene, non è un ordine che ha una sua fissità. Il criterio è fisso, ma cosa è importante è che pur essendo fisso il criterio, quindi non disponibile alle mie voglie, idee, appetiti, ma non si rivela mai completamente. La parola greca per dire verità, cioè ciò che io posso sapere con certezza, è aletheia. Aletheia, come giustamente osserva Heidegger, è parola composta da un prefisso alfa per carattere privativo in greco e dal verbo lantano che significa nascondersi. Quindi, verità per i greci è un nascondersi che per un attimo è privato dall'oblio, a cui poi ritornerà, perché prima viene lanzano e poi viene l'atto privativo. Quindi l'idea che hanno i greci dell'ordine è che c'è un principio, ma è compito dell'uomo una costante ricerca di questo principio, che di volta in volta potrà rivelarsi, che non sarà mai però interamente a mia disposizione. L'idea che i greci hanno è quella della simploche, della dialettica, no? Di cui ci parleranno sia Platone che Aristotele, cioè dell'uso della razionalità in modo da scoprire dinamicamente le cose. E allora che cos'è la politica? La politica è questa capacità di cercare in ogni situazione ciò che genera un'unità, un cosmo, ciò che genera un'unità durevole. Il politico deve fare questo, dice Platone, l'arte del tessere, l'arte regia, no? Anche il giurista deve fare questo, cioè deve mettere insieme l'elemento di continuità della legge generale ed astratta con l'elemento invece di particolarità e mutevolezza del caso singolo. E nell'incrocio tra i due ottiene che cosa? Ciò che è giusto. Cioè, in quel momento, nell'incrocio, si manifesta il principio. E poi dovrò cercarlo di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo. Ma potrò cercarlo perché c'è. Perché che cosa vado a cercare se non c'è? Se io non penso che c'è una verità disposta a manifestarsi all'uomo, non vado a cercarlo. Questa idea di ordine cambia completamente il modello del mondo. Comincia a cambiare prima di Cartesio, ma sostanzialmente viene fissato nel suo cambiamento da Cartesio, il quale dice, attenzione, se io vedo qualche cosa come un ordine, per esempio l'ordine naturale, non è che, come pensavano i classici, in quel momento io colgo un aspetto della verità sul mondo, ma poi potrò coglierne altri che eventualmente falsificheranno anche questo, eh? O per dire qualcosa del genere più recente. No, quello che io scopro con la ragione è l'ordine con la O maiuscola, che non cambierà. Se io vedo la natura fatta in un certo modo, la natura è fatta in quel modo. Loro ricorderanno che meno di un secolo prima Hobbes e Galilei dicevano la natura è un libro ed è scritto a concerti quadrati rettangoli. Quindi non può essere scritto in un altro modo, è scritto solo in quel modo. L'ordine non può più sorprenderci, va applicato. Ecco che nasce, per esempio, nel diritto quell'idea che poi alla fine si tradurrà nel
nella codificazione. Cioè, come lo scienziato può, attraverso formule e tavole, dare una descrizione unica, esatta e perfetta della natura, no? La tavola periodica degli elementi, il regno vegetale e animale, si cominciano a scrivere tutte queste grandi compilazioni enciclopediche. Il giurista no. Lo fa anche il giurista. Quali sono i numeri della matematica giuridica? Le leggi generali, astratte, e il giudice cosa deve fare? Applicarle come una macchina. Scriveva Montesquieu che il giudice è un etere ananime, un essere che non ha un'anima, non ha un'anima, ma è una specie di automa, applica. C'è la legge, c'è il caso, tic tac, applica. È quello che pensano molti informatici giuridici. Quindi, questo è ancora un ordine, ma l'ordine di Cartesio, l'ordine di Hobbes, è un ordine statico. È un ordine statico. E allora il pensiero politico comincia ad assorbire quest'idea, a partire da Hobbes, che il rapporto tra uno e molti sul piano politico è il rapporto tra un sovrano e i suoi sudditi. Ma è statico. Quel sovrano non può cambiare. Non è un Parlamento, come nel pensiero liberale. È una persona. Persona ficta, dice Hobbes, homo artificialis, ma persona. Gli eserciti moderni nascono in questo modo. Nascono in questo modo. Cioè nascono all'interno di quel pensiero che generà gli stati nazionali, no? Perché l'idea della sovranità moderna è quella che ad origine alle nazioni moderne europee è tutto il bailame che ne deriverà fino agli accordi di Westfalia. E poi avanti così fino alle due grandi guerre civili europee, la prima e la seconda guerra mondiale. È un ordine statico. Come lo scienziato di quell'epoca pensa che il modo in cui lui vede la natura è quella e non altro, cosa che gli scienziati oggi non pensano più, così anche lo scienziato politico pensa che l'ordine che si può realizzare sul piano civile è quello e non altro. Il sovrano ha bisogno di un esercito e strutturerà l'esercito in questo modo. Perché adesso richiamiamo le nostre considerazioni alla questione della condizione militare. Ho trascurato loro fino a questo momento, ma se resistono arriviamo un attimo al centro. Credo che il capitano di qui si dice che è militare. Ma adesso torna. Allora, chi è questo signore? I pugliesi lo sanno tutti, quindi se qui ci sono i pugliesi dovrebbero lo sapere. Chi è quel signore? Riesco a vederlo? €50.000 in palio. E Federico II. Ci sono dei pugliesi? Devo ringraziare. E Federico II. La gloria normanna del Puglia. Allora, Federico II era capo di un esercito, secondo loro? No. E caspita, sarebbe un esercito. Ha dato di qui grazie a capo e povero papa. Era capo di un esercito ed era un fenomenale comandante militare, era una specie di Napoleone, era bravissimo, i suoi uomini lo adoravano. E questo chi è? Questo è un altro Federico. Sì, Federico di Prussia. Lui ce l'aveva l'esercito. Se ce l'aveva. Prussiano è diventato un termine. Un soldato prussiano. Quante se ne è sentito dire Rommel che non era prussiano, era un ufficiale prussiano. E questo chi è? Questa è la diapositiva, se vado a fare la conferenza nel nord-est, tutto questo. Questo è Franziosa, l'imperatore Francesco Giuseppe. E aveva un esercito, beh sì, il mio bisnonno ha combattuto in quell'esercito lì. Allora, giochino, identità e differenze.
Identità e differenza. Sono tre sovrani, a carattere, possiamo dire, assoluto, unicità, sudditi, però uno appartiene al Medioevo, agli altri due no, appartengono alla modernità. Lo colgo da queste immagini? Che cosa, per esempio, no? Che cosa ha qui questo signore? Cos'è questa cosa qui? I signori ufficiali qui presenti, che cos'hanno sulla giacca? Campagne, onorificenze, eh? E lui? Anche. E lui? No. E poi che cosa indossano questi due signori? Guardate bene, com'è che si può chiamare quella che noi chiamiamo l'ordinaria? Si può chiamare l'uniforme, oppure si può chiamare la divisa. Ma è contraddittorio, non mi sembra? L'uniforme oppure la divisa? Come mai c'è questa schizofrenia semantica? Dopo cercheremo di capirla. E Federico II ce l'ha l'uniforme? Non ce l'ha. Guardate che ancora nel Settecento gli ufficiali inglesi disdegnavano l'uso dell'uniforme. Ognuno andava a combattere, soprattutto nelle armi nobili, ognuno andava a combattere con i suoi vestiti, esattamente come i guerrieri medievali. Ognuno aveva i suoi. E voleva che lo riconoscessero, non doveva essere mimetico, doveva essere riconoscibile. Disprezzavano quegli ufficiali, non vorrei dirlo essendo io un ufficiale di complemento, ma allora era un ufficiale di complemento, cioè quelli che venivano dalla classe borghese, non aristocratica, e che invece portavano l'uniforme, erano guardati con un certo disprezzo, perché portavano. Perché? Perché l'uniforme chi la portava? Dove nasce l'idea dell'uniforme? Storicamente nasce dalla livrea dei servi di palazzo. Cioè, ogni signore, in epoca 5 e poi 600esca e poi 700esca, prima no, voleva che la sua ricchezza, il suo potere, la sua importanza fosse riconoscibile. Allora tutti i suoi servi portavano una livrea che era identica per tutti. Il sovrano assolutista, questo non era vero per Federico II, i suoi soldati non avevano un uniforme, ma diventa vero con Federico II, con Federico il Grande di Prussia e con Francesco Giuseppe e con tutti gli altri. Cioè il soldato comincia a portare, deve portare addirittura la truppa, poi a un certo punto anche gli ufficiali, deve portare una livrea, perché lui ha un padrone. E dietro c'è un'idea di ordine che è cambiata. Mentre l'ordine ai tempi di Federico II è ancora l'ordine dinamico della classicità del Medioevo, per cui ciò che fa l'unità di un reparto combattente, uno spirito particolare che si realizza in esso, ma che non necessariamente ha una sua fissità in uniforme, in gradi, eccetera, 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 beh, questo cambia con la modernità, dove l'ordine statico viene applicato anche alla condizione militare. E allora l'uso dell'uniforme, e allora la leva di massa, la coscrizione obbligatoria, in Francia Napoleone, 300.000 uomini, disastri, in Sicilia, no? Quando il brigantaggio nasce perché molti giovani fuggivano pur di non fare il militare sotto il regno di Piemonte, perché magari erano l'unica forza lavoro a disposizione. Quindi l'esercito di massa. Di massa vuol dire l'esercito dei numeri, un ordine che diventa rigido, non più dinamico, dove i soldati sono servi dello Stato e addirittura a un certo punto il re diventerà servo dello Stato. C'è qualcosa di più alto a cui si risponde. Allora questo è il momento in cui le forze armate tendono a diventare una macchina, cioè ad avere una struttura gerarchica nella quale ci sono i gradi. Tutto diventa molto rigido, anzi si pensa che più è rigida
la struttura militare e maggiore sarà il risultato in termini di efficienza sul terreno. Questa idea è tipica, tipica soprattutto per la forza armata esterna, perché nella Marina è già un discorso diverso, la Marina è più conservatrice anche perché ha un modo diverso, ma anche nella cavalleria è un po' diverso, perché i cavalli non si possono mettere al passo come gli uomini, ecco perché i vostri ordini sono così prolungati, ed ecco perché la cavalleria tende a voler uniformarsi, mentre gli ufficiali di cavalleria sono sempre stati quelli un po', la cravatta non è esattamente quella degli altri, la sborchiatura non è esattamente quella degli altri, perché conservano ancora un'idea di un ordine dinamico, mentre l'esercito viene sempre di più macchinizzandosi, meccanizzandosi, corazzandosi, elettronizzandosi, geneticizzandosi, non lo so, chi più ne ha più ne metta. Cioè, ma questo è il punto d'inizio di un certo modo di vedere una forza armata. Deriva da un'idea di ordine, vi ho assillato tanto prima, proprio perché si capisca come nasce concettualmente questo. E qui nasce anche l'idea che la funzione del superiore in grado prescinde dalla persona, è impersonale, comanda quel grado. Qualsiasi sia lui come uomo, è il grado quello che mette in moto un certo meccanismo, che era inconcepibile nel guerriero tradizionale, dove il valore del capo che si segue, quindi se il capo è valoroso, gli do la mia vita, ma se il capo è semplicemente alcune stellette, ma insomma bisogna anche vedere. Salvo che, come diremo dopo, i militari sanno quanto invece è importante che non ci siano solo le stellette, proprio per essere più conosciuto. Ma questa idea di personalità si fa sempre più forte, perché nasce lo Stato, e lo Stato non ha un volto, è impersonale, non è più un sovrano che ha una faccia. E l'impersonalità si traduce anche nei propri subalterni, cioè anche il subalterno deve sottrarre la propria personalità alla condizione militare, negare la sua individualità, perché deve essere una macchina che ascolta ed esegue. Befehl ist Befehl, gli ordini sono ordini, gli ordini non si discutono, nell'ordine non ci deve essere nessuna partecipazione personale. Nasce questa idea, no, del ordine militare, che diventa fortissima. E diventa fortissima, guardate, in tutte le esperienze politiche, non solo nelle esperienze totalitarie. Per un soldato l'ordine, cioè qualcosa che ti dà sempre un leggero brivido quando viene pronunciata la parola ordine. Cioè non è come dire, vabbè adesso facciamo qualche cosa. Ordine mette in moto un mondo dentro di lui. Molto di questo deriva da questa idea. Ripeto, legata alla nascita degli eserciti di massa, e che oggi si esprime in una deriva di tipo tecnologico. Se non c'è più un principio per cui un combattente è un combattente, un ufficiale è un ufficiale, un carabiniere è un carabiniere e non un poliziotto, se non c'è più questo principio in senso forte, ma ci sono molti principi e l'unico modo per organizzarli è quello della forza, e il modo migliore per essere forte è quello di avere una tecnica, è chiaro che ci si indirizzerà verso una fenomenologia del combattente che è quella tecnica. Negli anni, tra gli anni 70 e 80, comincia a farsi largo l'idea di formare l'ufficiale come un manager. Una volta feci una conferenza intitolandola Da Miles a Manager. Come l'idea che poi si è dimostrata fallimentare in Vietnam, tanto che lo sappiate dell'anticipo, questo modello non ha funzionato. In Vietnam hanno visto che formare l'ufficiale come il manager voleva dire deresponsabilizzarlo totalmente. Ma oggi con l'idea dei soldati robot, dei droni. Io cerco di ottenere una tecnica talmente efficace che non ho quasi più bisogno dell'essere umano. Ho un'impersonalità assoluta, un drone non ha una personalità, non ce l'ha. Un missile non ha una personalità. Tirare una freccia è molto più difficile che tirare un missile. Tirare con il fucile è più facile che tirare con la freccia, ma è più difficile che tirare un missile. E così si va verso una deriva di questo tipo. Pensate quando si discuteva in Europa se era lecito usare o meno la balestra,
e un concilio stabilì che la balestra era arma diabolica. Perché allora si dice, ma c'è un principio per cui la guerra si può fare sino a un certo punto e non oltre, oppure no? Che cosa voglio insinuare? Voglio insinuare che l'ordine rigido porta come sua inevitabile, che è legato alla modernità, porta come sua inevitabile conseguenza la disumanizzazione del conflitto. E lo vediamo già con la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale è una guerra con una forte immissione tecnologica, con una fortissima rigidità. La disciplina che era imposta era terribile. La disciplina delle parti italiane era superiore alla disciplina chiesta agli austriaci. Tanto per farsi un'idea. Il tempo che un soldato italiano doveva essere impegnato in prima linea era 4 volte superiore a quello di un soldato austriaco. Al soldato italiano che tornava dall'assalto veniva controllato il fucile e veniva messo in punizione se aveva perso o ammaccato la borraccia, cosa che non succedeva nell'esercito austriaco. Cioè, c'è questa disumanizzazione della guerra che diventa sempre più seconda guerra mondiale, bombe atomiche, bombardamento in porto. Perché succede questo? Beh, cosa voglio mostrarvi con questa immagine? Volevo giocare un po' sull'ambiguità di questa immagine. Non so se ce l'ho fatta. Mi sembrava che non si capisse bene se quelli sono soldati veri o soldati finti, che immediatamente uno non potesse essere certo, no? Sono soldati o sono soldatini? Perché vedete, la disposizione in battaglia che era figurata è fedele. Andavano in battaglia così. Avevano fucili a colpo solo. Si sparava uno in ginocchio e l'altro in piedi, dietro c'erano le artiglierie. Non dovevano spostarsi, sparare il colpo. Nel frattempo arrivava la controbatteria e pigliava tutti, ma negli artiglieri, infatti, dovevano spostarsi di quinto. Saltava la palla della colubrina, tagliava un paio di teste, qualche braccia, due ginocchia, e lui doveva rimanere inumanamente fermo, senza muoversi. C'era questa idea geometrica, no? Quest'ordine rigido. Ecco, questa immagine invece ve la propongo perché alcune stato gli anni della mia gioventù. Quando io vedevo l'esercito in un certo modo, sulla base dei racconti di mio padre, la mia generazione che ha sentito parlare sempre solo di guerra, perché in famiglia solo di quello si parlava, perché poi in Trieste abbiamo visto in tutti i colori, no? Praticamente la guerra a Trieste è finita nel 54, quando sono arrivati gli italiani. Io sono nel 59, ho fatto un po' di carico. E quando arrivo all'età in cui comincio, in cui ho l'età di quel ragazzotto, ma già avevo meno capelli, l'esercito mi fa sta pubblicità, cioè vieni da noi e diventerai un mancia, imparerai a... Ricordo sempre il colloquio con l'ufficiale selettore, era il maggiore del San Marco. Era quelle mostrine caratteristiche. E alla fine dei giochi con i cubetti, le cose, eccetera, eccetera, le macchine, le roba, eccetera, mi dice, ma adesso mi dica, ma lei perché vuole fare l'ufficiale? Perché secondo lei, per esempio, qual è la dote principale di un ufficiale che dovrebbe sviluppare? E io penso, qua me la gioco tutto. Qua me la gioco tutto. Cioè, è chiaro che questo mi fa la domandona e da come rispondo decido se mi ammettono o non. E penso, tutti vogliono un esercito tecnologico, manageriale, il soldato, il ufficiale come imprenditore di soldati, vi racconto qualcosa del genere. Ma non ce l'ho fatto. Da guardate il coraggio. E lì mi ha guardato, mi torna ancora, cioè, guarda, era piccolino, magari cattivo. Se sembrava che quell'attore francese, che era molto cattivissimo, piccolo e cattivissimo, non define. Mi guarda e ho detto, me la sono giocata. Me la sono giocata. Fante ha amato me. Non mai più però la frase. E sbatto un pugno sul tavolo che sale tutto. E dice, chiedo scusa del signore. Finalmente! Finalmente uno che me lo dice! Lei ha fatto domanda per i lagunari, vero?
No, avevo fatto domanda per i partenopisti. Seconda scelta, Carlo. È chiaro che lì c'erano due idee diverse dietro. Loro volevano questo. Sempre in ritardo, riteniamo. In Vietnam già stavano vedendo che non funziona, non seguivano questo modello. Vieni da noi. Sarai sempre un funzionario, però sarai un dirigente, un nome. Andavo là, se vuoi fare l'uomo. Perché? Perché nella post-modernità comincia a dissolversi anche questa idea geometrica, funzionalistica, del soldato prussiano. Ed emerge invece questa del soldato tecnico, cioè dell'esperto che nella situazione per cui è formato sa cosa deve fare. Nasce il termine operatore. Io so cosa devo fare in quella situazione, mi hanno addestrato per questo e questo so fare. Il tecnosoldato. Gli americani, il modello è americano, evidentemente è espressione di una civiltà che in quel momento già viveva in una periferia postmoderna, noi non ancora. Questo qui è un militare professore all'Accademia Militare di West Point e scrive un libro, Officership as a Profession, un articolo che lo studia, e dice questo. Il metodo dell'abilità professionale di un ufficiale e l'applicazione di conoscenze tecniche in un contesto umano. Cioè l'ufficiale diventa questo. Chi ha un'abilità professionale, ha una professionalità definita dal punto di vista tecnico, ed è capace di applicarlo in un contesto concreto. Questo è l'ufficiale. Segnalo sotto due links divertenti. Uno segnala un'operazione fatta a bordo di elicotteri Apache americani, dove viene neutralizzato un presunto insurgent, mentre l'operatore americano canta Bye Bye American Pie e si vede la nuvoletta e il tipo scompare dal monitor dell'elicottero. Ecco, e nell'altra invece si vedono anche alcuni operatori a bordo di aeromobili non so di che tipo, mentre con l'utilizzo di missili Hellfire neutralizzano una serie di omini che anche in questo caso sono presunti insurgents, e si vede che proprio sembra un videogioco, cioè il tecno soldato si prepara a lavorare esattamente come in un videogioco. E ora vi do alcune notizie dell'ultima ora. Vado anche a pranzo. Uccido tutti e poi andiamo a mangiare. Allora, nel 2011, per la prima volta nella storia della Forza Armata Aerea Americana, sono stati brevettati più piloti di droni che piloti di aerei. Quindi questo cosa significa? Che il pilota in America diventa sempre più un pilota di veicoli a controllo remoto, piuttosto che non uno che veramente pilota e magari in qualche modo si avvicina alla zona della maggiore densità del conflitto. Notizia, può darsi che procedendo in questo modo qualcuno di questi piloti comincerà a fare la sua brava carriera e magari diventerà capo di stato maggiore dell'aeronautica o capo di stato maggiore dell'aeronautica. E potrebbe essere uno che non è mai uscito da uno shelter, cioè è sempre rimasto dentro a fare quello che doveva fare. Non è mai stato fisicamente in una zona d'operazione. Ci aspetta qualcosa di questo tipo? Un veterano virtuale, potremmo definirlo, un veterano virtuale. E un veterano ce ne sono già, Gli americani hanno già problemi di sindrome da stress post-traumatico di piloti di droni, che alla 1400esima vittima cominciano a farsi proprio. Io ho visto un filmato raggelante di un tecnico dell'aeronautica americana che la mattina si alza per colazione, sorridente, con un figlio, la moglie, saluta la moglie, la bacia, accompagna il figlio a scuola, arriva alla base, entra nello shelter, apre una busta, ci sono i suoi ordini di servizio, si mette al video, è in quel momento in comunicazione con il controllo dell'uomo che gli sta illuminando gli obiettivi, e lui gioca alla console,
e poi deve annotare 27 presunti morti, 3 presunti feriti, poi i dati verranno controllati sul terreno. Lui non va mai sul terreno, è a 15.000 km di distanza dal terreno. Però da questa notizia ne deriva un'altra. Se fino a questo momento la soglia dell'intensità del mio intervento bellico si basa sul tipo di potenza che io posso esplicare e sulle perdite umane che posso avere, se io posso esplicare tanta potenza avendo poche perdite, la soglia di densità del conflitto mi si alza o mi si abbassa? Se io tecnicizzo l'uso della forza morta, entrerò nei conflitti in maniera sempre più leggera o in maniera sempre più pesante, sapendo che avrò meno male. Se al limite non ho vittime umane, fin dove sono disposto ad arrivare con l'esplicazione della mia tecnologia? Pensate un americano che si pone un problema di questo tipo in un contesto che è ancora tutto sommato diverso. Se invece io uso armi che non abbiano un carattere di alta letalità, si discute tanto adesso sull'introduzione di questa pistola che è in grado di neutralizzare una persona senza uccidere. Se io so che la mia arma non è letale, anche in questo caso, la soglia di utilizzo mi si alza o mi si abbassa? Cioè, tenderò ad utilizzarla di più o di meno? Quindi, se la tecnologia mi dà mezzi molto efficaci per non avere vittime da parte mia, e se la tecnologia mi dà addirittura mezzi molto efficaci per non avere vittime letali da parte di un terzo, la densità del conflitto mi si alza o mi si abbassa? C'è niente. Attenzione, perché il principio dell'entropia è un principio a cui non si può sfuggire. Più io aumento l'ordine in una zona, più aumento il disordine in un'altra. Io non mi devo meravigliare se dopodomani uno dell'ISIS aspetta l'operatore americano che esca dalla scuola con i bambini e lo fa fuori, perché lui dice: per me è zona d'operazione, è guerra, questo sta qui a mandare i missili e io cosa posso fare? Vado lì e gli faccio fuori la famiglia. Ho alzato o abbassato l'intensità del conflitto utilizzando uno strumento tecnologico salvando la vita dei soldati? L'ho salvata veramente alla lunga? O ho solo spostato il conflitto su una base molto più frontale, dove rischio di non controllarlo più? Rischio di non controllarlo più. Vedete la provocazione, no? Mi può prendermi la chiudere la finestra, non è così, ma capisco cosa si sta. Grazie. Se io uccido questo pilota di droni nel giardino di casa sua quando ha finito il turno di lavoro, ho diritto allo status di prigioniero di guerra? Adesso no, finisco a Guantanamo, ma... E se questo modo di fare conflitto se stesso? Sono domande che uno può rispondere. Adesso io vorrei toccare un tasto diverso, perché fino adesso ho cercato e spero di esserci in qualche modo riuscito a dimostrarvi come una certa idea della condizione militare e dunque una certa idea di ordine viene da lontano, assume una certa connotazione nella modernità, cambia connotazione oggi nella postmodernità in una situazione completamente diversa, e mi chiedo se non abbiamo perso qualche cosa nel frattempo. Quella è una riproduzione della battaglia di Alamein. La battaglia di Alamein per noi paracadutisti è come la ritirata di Russia alla cavalleria. Per la cavalleria di Russia. Quindi ha un valore altamente simbolico. Ecco, avevo proposto questa diapositiva anche in una conferenza all'Istituto di Studi Militari Marittimi e, insomma, anche alla Forza Armata di Mare. C'è una censura in atto.
Sicuramente sono quelli dell'aeronautica che non si vedono qui rappresentati. È la rivolta della tecnica. Allora, questo qui è un MAS, no? Cioè un motoscafo antisicurante utilizzato nella prima guerra mondiale, poi anche nella seconda, con diversi tipi di tecnologia. Allora, questi signori, quelli della Folgore, della Brescia, della Trieste, dell'Ariete, della Trento, che le ho dette tutte, assieme alla Rampi dei tedeschi, sono riusciti a sostenere assalti di forze numericamente molto superiori, molto superiori, in termini tecnici enormemente superiori. 1000 cannoni, tra i 45 e i 50.000 soldati, 800 aerei si scagliano contro i 60 km di linea della Rampi e i 15 km tenuti dalla Folgore, dalla Ariete, dalla Brescia, dalla Brescia, dalla Folgore, no? Non sono sfondati. Erano meno di 5.000 uomini sulla carta, meno di 4.000 nella realtà, perché la febbre amebica aveva fatto i disastri. Tecnologia, sparava con un cannone da 47 che non era in grado di perforare i carri di ultima generazione. Avevano mortai da 30. Non avevano nessun supporto aereo, erano completamente esposti. Il terreno non consentiva nessuna difesa passiva tranne il minamento. Più di 1000 non avevano, perché era impossibile scavare una buca più profonda di mezzo metro, perché era sassi, pietra e sabbia. Gli inglesi e i neozelandesi non sono passati, anzi abbiamo anche fatto il prigioniero un ufficiale neozelandese. Disse Churchill che l'esercito britannico si inchinava davanti agli inviti leoni della Napoleone. Potremmo dire la stessa cosa per queste barchette, dove alcuni uomini di un coraggio folle si lanciavano contro corazzate munitissime per cercare di lanciare un impreciso siluro nel punto giusto di quella corazzata, sapendo che molto probabilmente non se la sfangavano, bene che andava e facevano attenzione, male saltavano la nave o venivano cannonizzati. Ci sono tanti episodi di questo tipo che ci mostrano che cosa. Perché non mi va più il puntatore? Ed è la tecnica che si sta ritagliando adesso. Non mi risponde più il PowerPoint. Ma sei sicuro che la costruzione funziona? La ringrazio molto. Allora, la mia domanda, la domanda che mi faccio è questa: come furono in grado questi uomini, che tecnicamente non è che avessero avuto un addestramento strepitoso, si arrangiavano molto, prendevano questa capacità di parlare sul terreno, e soltanto una capacità professionale che ha consentito a questi uomini di fare questo? Potevano essere uomini qualsiasi, ordine funzionalistico, potevano spostarli e metterli da un'altra parte. Allora, la tecnica è in grado di dare una risposta di questo tipo, perché lì la supremazia tecnica è stata sconfitta da un altro tipo di supremazia che non è tecnica. Ed è quello che i soldati chiamano il supplemento d'animo. C'era qualcos'altro che lavorava dietro. Allora, fino a che punto io posso regolare le mie azioni sulla base della tecnica? I rapporti umani, i rapporti sociali, i rapporti politici, i rapporti familiari. Fino a che punto io sono individuabile con una tecnica che mi scansiona in un certo modo? O c'è qualche cosa che sfugge a quell'ordine? Perché la tecnica può vedere solo un certo tipo di ordine, quello appunto funzionalistico. Ma se un ordine non è funzionalistico, la tecnica lo può decifrare sino in fondo, se
la figura del combattente non è solamente tecnica e funzionalistica. Può essere scansionata solo quella tecnica e funzionalismo o dietro c'è qualcos'altro? Segnalo un articolo che avevo scritto in internet sull'argomento dell'eroismo, perché secondo me è un argomento molto importante per cercare di capire anche l'evoluzione dell'impiego della forza armata sul terreno. Vediamo l'ultima parte. Perché? Mentre per un verso ci troviamo a fronteggiare una situazione nella quale la condizione dell'intervento militare dovrebbe essere dominata da una mentalità postmoderna di tipo tecnico, professionalità, dall'altra parte l'obiettivo che deve conseguire l'intervento militare è completamente annullato. Perché la nostra Costituzione prescrive la sacralità della condizione militare, però era sempre stata intesa in quanto difesa dei confini nazionali. E anche nella NATO era un potere di intervento comunque legato a una serie di alleanze. Ma qui non si va a difendere i confini nazionali o alleanze. Che cosa si va a fare in queste missioni che non sempre sono sotto un regno NATO? Si va a difendere i diritti, cioè si va a tutela per for improving human rights, cioè perché possano concretizzarsi sul terreno. E questo cambia molto, perché allora vuol dire che la sacralità di quel dovere non è più limitata a un confine geografico o di alleanza, a un confine etico. Cioè, in qualche maniera la sacralità della condizione militare, e dunque ciò che legittima l'intervento militare, ci sposta su un piano diverso, che non è più quello dello Stato nazionale, giuspubblicisticamente inteso, ma è di uno Stato morale. Cioè, i confini che si vanno a difendere sono confini etici, che riguardano appunto i diritti umani. Questo cambia tanto, perché questo è un elemento non tecnico. La missione internazionale, la PSO, no? come si chiamano con acronimo anglicizzante, Peace Support Operations, la PSO è qualcosa di diverso dall'intervento militare tradizionale, perché nei suoi obiettivi ha qualche cosa che non ha a che vedere con la conquista di un territorio, con la difesa di un territorio. Può includere questo, ma in subordine a qualche cosa che riguarda i diritti umani, questa entità misteriosa. E che cosa sono questi diritti umani? Ci sono un sacco di elementi, non posso qui spiegarlo in dettaglio, ci sono molte concezioni sui diritti umani. Ma direi che i fini del mio ragionamento non possiamo pensare ai diritti umani semplicemente come una supernorma. Non lo possiamo fare, perché la norma giuridica è giuridica in quanto è legittimata dall'ordinamento che la posta in essere, ma non c'è nessun ordinamento che ha positivamente posto in essere i diritti umani. Possono essere inclusi o meno nelle carte costituzionali, nei trattati internazionali, ma non derivano da norme non deliberanti. Sono orientamenti di carattere etico che possono venire in misura minore o maggiore positivizzati all'interno degli ordinamenti giuridici, ma non sono norme giuridiche, magari normoni giuridiche, sono qualcos'altro. Guardate, sono ciò per cui qualcosa è una norma giuridica. Potrebbe una norma giuridica essere inumana? Noi accetteremo una norma giuridica inumana? Non dicevano in diritto romano, non si dice che il diritto è ius est hominum causa constitutum, cioè se c'è un diritto è perché gli uomini ne hanno bisogno. Non è che sta lì, come pensava Kelsen, no? In un qualche iperuranio concettuale, in cui bisogna forzare la realtà esistente. Sta perché deve ordinare una certa realtà, che è quella degli uomini, non è quella di droni o di robot. E se mi consentono neanche di animali, io non credo che un animale possa essere un soggetto di diritto, questo è un solo oggetto di diritto. Quindi i diritti umani intervengono in un ambito che è quello sorgivo del diritto, viene prima della norma giuridica. Non è solo un'operazione legittima l'operazione che riguarda i diritti umani, ma è un'operazione che riguarda ciò che fonda un ordine legittimo, ciò che è precostituito alle norme. Allora vedete che
se sono riuscito a farmelo suonare nelle orecchie, questa introduzione del concetto dei diritti umani nelle finalità delle operazioni fuori area mi indica un modello di ordine che non è più quello postmoderno e moderno, perché ha alla base un criterio che non è disponibile. L'uomo non è disponibile. L'uomo può essere fine, diceva Kant, ma non può mai essere mezzo. Nel momento in cui io porto questo nella finalità di una missione di intervento militare, allora io, magari senza saperlo, magari senza volerlo, sto portando in campo un modo di pensare che ha dietro un'antropologia completamente diversa, molto più vicina a quella premoderna che a quella moderna. E questo non può non avere delle conseguenze nell'ambito dell'etica militare e dunque dell'obbedienza. Obbedienza militare. Quali sono le conseguenze di tutto questo su quella condizione così importante per il soldato che è l'obbedienza? È colpa tua, perché hai detto che erano 3 ore di lezione. Io non ho mai fatto in vita di lezione. Proprio a Campobasso si è parlato di resistenza, ma a tutti visti. 3 ore di lezione. Obbedienza, da dove deriva? Sentiamo un po' il suono, no? In italiano obbedienza, in inglese obedience, francese obéissance, spagnolo obediencia, tedesco gehören, gehorchen, inglese hear. Cioè, dietro a obbedire c'è sempre l'ascolto, giusto? Ma è un ob a udire, cioè è un gehorchen, è ascoltare in una condizione in cui qualcuno mi sta davanti, mi fronteggia. Questo mi dà il prefisso ob. Quindi obbedienza mi rimanda a una condizione in cui io ascolto qualcuno che sta parlando. Quindi la fenomenologia dell'obbedienza è quella di una condizione di ascolto, e dunque tendenzialmente passiva, rispetto a qualcuno che mi sta davanti, mi fronteggia, che parla, che invece è in una condizione tendenzialmente attiva. C'è questo rapporto di subalternità tra chi parla e chi ascolta. Questo c'è all'origine della parola obbedienza, che come vedete appartiene a un'unica famiglia, sia nell'ambito latino, sia nell'ambito sassone, appartiene ha un unico concetto di partenza, quello di un ascolto passivo di qualcuno che attivamente mi contesta. Questa è la fenomenologia. E possiamo anche ricostruirla più precisamente, se vogliamo, se possiamo, per esempio, in ambito di etica militare. Questo ha una serie di conseguenze, perché se c'è qualcuno che sta davanti e parla, e qualcuno che sta invece in una posizione più passiva ascolta, allora vuol dire che io ho una gerarchia, cioè lui è più di me, perché lui può parlare, io posso solo ascoltare. C'è dietro questa idea, quindi non ci sono solo due che parlano, ma c'è uno che ha uno status superiore e uno che ha uno status inferiore. E questo che cosa comporta sul piano dell'ordine? Che l'ordine diventa nient'altro che la risposta a un principio di identità. Come in logica c'è il principio di identità, A uguale A, così l'obbedienza concettualmente appartenente a questa famiglia mi riporta all'idea che io ascolto e poi devo eseguire ciò che ho ascoltato. Allora qualcuno mi sta davanti e mi dice: attenti. Allora io che cosa devo fare? Io ho ascoltato e devo eseguire senza discutere per realizzare il fine, cioè mettermi in una certa posizione. E non sono libero ovviamente di scegliere il fine, ma non sono libero neanche di scegliere i mezzi, perché mi è stato insegnato qual è il modo corretto di mettermi sulla terra. Quindi in quella condizione di obbedienza io sono totalmente passivo sia quanto al fine che quanto ai mezzi. Non è sempre la condizione dell'ordine militare. Potrei, sicuramente sono vincolato quanto al fine, ma non sempre sono vincolato quanto ai mezzi.
Cioè, se il mio comandante mi dice acquisisci la quota e attestati al caposaldo, non è che mi dice farai avanzare prima il primo plotone, poi il secondo plotone, gli darai l'appoggio, nel frattempo ti copriremo con l'artiglieria, con gli elicotteri, eccetera. No, quello lo decido io come comandante di reparto. Sono relativamente libero di utilizzare ciò che ho a disposizione, ma non sono libero di decidere di più. Se mi dicono che quella è la quota in cui mi devo attestare a caposaldo, lì mi devo attestare a caposaldo. Ma questo modo di intendere l'ordine come parzialmente o totalmente passivo risponde sempre a questa fenomenologia, A uguale ad A. Questo modo di intendere l'obbedienza militare, obbedienza come uomo a dire, è proprio di un ordine elitico, di un ordine gerarchico, di un ordine moderno. Dei soldati che sono anche soldatini. Però, nella nostra cultura esiste un altro termine che è rilevante dal punto di vista del concetto dell'obbedienza di classe, che è questo. Ah, chiedo scusa. Prima c'è una parola. Questo modo di intendere l'obbedienza ha avuto e sempre avrebbe alcuni rischi. Quindi obbedienza come obbedire forma di. Sapete chi è questo? Cos'è? Chi è questo? Questo è un bopos, uno dei bopos, un bopo, che sta saltando. Siamo, non è ancora stato costruito il muro di Berlino. La separazione tra i due mondi, est e ovest, è ancora semplicemente di fili spinati degli eserciti. E questo ragazzo tedesco sceglie la Germania ovest, la Berlino ovest, e così com'è il Cile del Meto salta dall'altra parte. Perché vi mostro questa figura? Perché un caso molto interessante dal punto di vista del diritto penale è quello che si è verificato con l'unificazione delle due Germanie, quando sono stati chiamati in giudizio, sulla base di fattispecie espressamente previste e che non hanno prescrizione, come i reati di strage e di genocidio, i Vopos, ormai quasi tutti in pensione, che avevano ucciso cittadini della Berlino Est che tentavano di fuggire dal Berlino Ovest. Ci sono stati, credo, 350-380 vittime in totale. Quindi i tedeschi dovevano processare altri tedeschi che avevano sparato a tedeschi. E qual è la formula che emerse e che portò poi a un non liquido? Cioè alla fine non ci fu giudizio su questo. Guilty o da nicht guilty? La stessa domanda che venne fatta a noi interni. Colpevole o innocente? Innocente. Perché innocente? Perché hanno obbedito agli ordini. Obbedirono agli ordini. Quando io montavo di guardia da livello ufficiale, avevo una determinata consegna, secondo la quale se all'archivarato di grande quello che arrivava non si fermava, erano i tempi del terrorismo, c'era il terrorismo, lo tiravano, io l'ho tirato. Nascostamente noi invertivamo il tracciato tra l'ordinario, in modo che prima sparare poi terminare, perché non si sa mai dove potrebbe succedere. Se si chiudono gli ordini. E quindi, però capite che questo qualche problemino lo crea, perché anche quelli di Norimberga hanno detto, beh, ma noi che sapevamo gli ordini. Avete gasato quei poveri cristi? Ma qui di là non gli ordini. Avevamo un uniforme, avevamo un inquadramento militare, che cosa si può dire da un punto di vista dell'ordine rigido e statico a queste persone? Che dovevano essere impersonali, passive, obbedire, senza riflettere, beffelti, il superiore non è un essere umano, ma è lo Stato stesso che dispone determinate cose, il più attenti. Loro sono innocenti da questo punto di vista, hanno obbedito loro. Dal punto di vista di un ordine rigido. Ora, questo tipo di mentalità non ci crea solo qualche problemino etico,
che potrebbe anche migliorare, se è un problema etico, ma quello sono solito. No, crea anche un problema dal punto di vista della condizione militare più concreta. Perché questo modo di intendere l'esecuzione dell'ordine ha una serie di rischi molto gravi. Prima di tutto la deresponsabilizzazione. Io faccio quello che mi hanno detto di fare. Non un millimetro di meno. Ma non mi espongo oltre a quello che mi è stato chiesto. Io non interpreto le norme, io le applico, per carità del Signore, ma non complichiamoci la vita. Grossi problemi dietro da questo punto di vista, grossissimi. Mancanza di iniziativa. È chiaro che un comandante, ufficiale o sottufficiale che sia, che applica questo modo rigido e compartimentato di eseguire gli ordini, tenderà ad avere il meno possibile di iniziativa. Meno iniziativa, meno rogni. In Vietnam, ieri non si alzavano oltre per andare a supportare l'azione sul terreno perché avevano avuto una serie di problemi tecnici che in quel momento costituivano un punteggio che danneggiava l'ufficiale nella sua progressione in carriera. E lui diceva, perché devo alzarmi in volo con il rischio che mi succeda qualcosa? Ne ho appena 5-4 che funzionano, li tengo qui. E non ci sarà nessuna crocetta negativa sul mio stato di servizio e il mio avanzamento di grado, meno faccio. L'ordine rigido, A uguale A, mi comporta anche un'incapacità mentale da parte dell'ufficiale o comunque del comandante di proporzionare lo scopo sui mezzi. Voglio dire, immaginate che mi dicano che io devo realizzare un certo obiettivo. Se il mio scopo è solo quello di obbedire all'ordine, non mi preoccuperò tanto di quali e quanti mezzi devo impiegare. Mi preoccuperò semplicemente dell'acquisizione di questo risultato. Per cui correrò il rischio, tipico della Prima Guerra Mondiale, di mandare a morire interi reggimenti in un assalto che mi serve per conquistare una quota che so che riperderò poco dopo. La Prima Guerra Mondiale finisce con i soldati italiani che sono attestati su una linea ridotta rispetto a quella di partenza, perché nel frattempo si decidono. Stessa cosa per francesi, inglesi e tedeschi dall'altra parte, cioè la linea del fronte neppure si sposta. Perché? Perché tutti, dai generali al più alto grado all'ultimo dei caporali, dovevano applicare la uguale A. Quindi questo è lo scopo, non sto a discutere sui mezzi. Questo crea qualche problema dal punto di vista tattico e logistico. Questo modo di vedere l'ordine, l'obbedienza, mi comporta anche una progressiva incapacità di valutare la situazione concreta. Io non vado a porre i problemi su qual è la situazione del terreno. Questo è il tipico della dottrina americana. Cioè io ho una sinossi, un manualino, che mi dice quali sono le caratteristiche di una certa operazione e in base a quello io compio l'operazione. Ma è il terreno che deve giocare la regola dell'operazione. Io non so mai se andrà a finire così. Come faccio io a sapere se effettivamente in quella situazione è bene che io agisca in quel modo? Magari devo agire in un modo creativo, completamente diverso, che non sta su nessuna libretta. Ma se lo scopo è A uguale A, e poi ci sono rischi anche peggiori. Un modo impersonale di realizzare una catena di comando, di esecuzione di ordini, comporta anche un atteggiamento di disumanità nei confronti dei subalterni, che vengono visti solo come numeri, macchine che devono eseguire un certo compito. E anche un comportamento disumano verso il nemico, e anche un comportamento disumano nei confronti dei civili. Perché? Perché la mia è una visione puramente tecnica. L'ordine lo esegue. Posso essere relativamente libero quanto agli enti, non sono mai libero. Quindi non abbiamo solo problemi di tipo etico, abbiamo problemi pratici e concreti. Torniamo ai comandanti che poi applicano questa rigidità in situazioni in cui, soprattutto nei conflitti asimmetrici di oggi, bisogna essere estremamente elastici.
Questo tipo di obbedienza è un'obbedienza cieca, la cosiddetta obbedienza cieca. L'obbedienza che nega la persona in quanto persona umana, cioè in quanto ragione più volontà. Io devo annullare la mia volontà di fronte alla volontà che mi viene imposta attraverso l'ordine. C'è tutta una catena attraverso la quale la volontà del più alto in grado viene trasmessa alla volontà del più basso in grado, e in questo percorso non deve modificarsi mai, è perfetta se arriva a non modificare. Quindi immaginatevi che se quello che sta allo stato maggiore interforze, per esempio Ariadne nella seconda guerra del Golfo, non ha una rappresentazione minuziosa e realistica delle condizioni sul terreno, come è in grado di prendere delle decisioni efficaci, tra cui l'importanza della sorveglianza sul campo di battaglia, eccetera. Proprio per questa idea. Dietro c'è sempre questo modello assolutista, no? Della prevalenza della volontà di chi comanda sulla ragione di chi è subordinato, no? Il principio romano, hoc volo, hoc iubeo, stat pro ratione voluntas. La volontà può più della ragione, le tasse muovono. C'è questa idea dietro alla forza armata moderna. Il punto è che questo modello di ordine dietro a questo tipo di obbedienza non può più funzionare nel momento in cui io metto come apice della commissione la tutela dei diritti umani. Perché qui io sto introducendo un altro concetto di ordine nel quale è previsto dai diritti umani che io non possa negare qualcuno nella sua personalità, cioè nella sua unione di volontà più ragione. Non posso più trattare qualcuno come una macchina, pensate all'assurdo, devo utilizzare qualcuno che tratto come una macchina per garantire delle condizioni in un determinato territorio per le quali quelle persone non siano trattate come delle macchine. In senso, e come il cieco vuole insegnare la carriera. Qual è la mia proposta? Perché fino a qui io ho fatto un lungo e sicuramente molto noioso discorso. Ma qualcuno potrebbe dire, ma che come ne usciamo? Secondo me non vi riuscite a cercare. Naturalmente io ve la indico da quello che è la mia attuale professione, cioè quella di uno studioso, cioè dal punto di vista dello studio. Posso io suggerire qualcosa affinché si passi da un'antropologia militare del soldatino a un'antropologia militare del milese? Io ci provo. E ci provo ancora una volta partendo dalle parole. Enarche e Enarope. Il principio della parola. Noi abbiamo figurato, io vivo figurato un certo tipo di obbedienza cieca sulla base di un certo contenuto semantico del termine ob audire, obbedire, obbedienza, obbedience, eccetera, eccetera. Ascoltare passivamente chi ci sta davanti attivamente secondo una sequenza gerarchica. E l'unico modo di intendere l'obbedienza militare? Secondo me, no. I romani utilizzavano anche un altro termine, il termine disciplina, che era utilizzato. Anche questo totalmente attestato sia nelle lingue di area germanica, disciplina, sia in inglese o francese, rispetto al termine. Quindi, diffuso. Etimo. In latino disciplina significa... Noi quando pensiamo a disciplina pensiamo a questo, ma un latino non pensava a questo, non solo a questo, anche a questo, ma immediatamente disciplina voleva dire insegnamento, cioè qualcosa che ha a che vedere con una condizione scolastica, in cui c'è qualcuno che insegna e qualcuno che apprende, c'è un docens e un discens. Quindi, allora qui, l'obbedire mi si sposta su un terreno diverso, cioè c'è un rapporto diverso, perché l'insegnamento non è mai, mai dovrebbe essere, una condizione in cui c'è l'imbuto studente e la bottiglia professore che rovescia le nozioni dentro l'imbuto studente. Non può funzionare una cosa del genere. Cioè è sempre uno scambio. C'è un ordine, c'è un ordine, 68 sbagliava la grande, gli studenti non possono andare dentro il soldi che devono fare. I professori sono stati studenti, quindi certi gruppi li conoscono. Ma questo non significa che non
Quindi c'è un ordine tra cui lui è professore, non è studente, che se è studente non sia professore. Presidente colonnello è meglio, no? Ma è un ordine di tipo diverso. Diventa, in un rapporto di insegnamento, un ordine dinamico. Cioè, ancora una volta mi riporta a un dato premoderno, esistente prima della modernità. Perché? Perché quest'ordine lo fa superiore in quanto lui è più anziano, più esperto, ne sa di più. E io aderisco a questo insegnamento per imparare qualche cosa. Io ho bisogno, qualsiasi professore lo sa, che impara molto dei suoi studenti. Se una conferenza viene bene, perché magari dietro ci sono 10 lezioni che non sono riuscite tanto bene, il professore si è sforzato in qualche modo. Qualsiasi comandante intelligente gli dirà che impara dai suoi subordinati. C'è un modo in cui impara, per la sua azione, per forgiarsi come comandante, anche dall'errore, ovviamente, dei suoi subordinati. Quindi è un tipo diverso, non è più un rapporto formale istituzionale solo, ma diventa anche un rapporto dinamico di scambio, dove colui che obbedisce è discipulus. No? Scrive Sant'Agostino del De Magistro, che è un'opera espressamente dedicata al rapporto tra colui che insegna e colui che apprende, che mi funziona un ordine dinamico di questo tipo solamente se c'è una fiducia tra i due. I due si rispetteranno veramente se c'è una fiducia reciproca. Se non il rispetto sarà solo formale, ma formale è di un ordine rigido. Appena posso, ti prego. Il nemico di chiunque è il caro collega. La fiducia è un'altra cosa. La fiducia è quando scatta una condivisione, cioè io e te condividiamo qualche cosa, c'è qualcosa che ci tiene insieme. Forse non sappiamo bene chi è, non lo potremmo definire in fondo, ma questo è il motivo per cui io ti ascolto, ascolto quello che mi dici e cerco di mettere in pratica quello che mi dici. Cambia tutto, questo cambia tutto, perché l'altro non mi sta più comandando solo con le stelle. Nasce qualcosa, c'è una fenomenologia diversa dietro all'obbedienza, alla disciplina intesa secondo questa. Perché vuol dire che noi abbiamo qualcosa che ci accomuna. Per esempio, nel caso dello studio, ci accomuna la ricerca della verità. Io cerco di sapere qualche cosa. E anche tu, professore, cerchi di sapere qualche cosa con i tuoi strumenti. Condividiamo, come scrive Dante, no, nel Convivio, cerchiamo di spezzare insieme questo pane della conoscenza, secondo un ordine diverso, superiore agli anteriori, ma secondo una comunità di intenti. Universitas, lo ricordo, non era Universitas Studiorum, era Universitas degli studenti e dei docenti, quando nasce l'Università di Milano. Questo significa che io sono rispettato nella mia individualità, perché ci devo mettere la fiducia nell'esecuzione del lavoro. All'interno della catena di comando entra la mia personalità, la mia valutazione sullo scopo e la mia valutazione sui mezzi. L'ordine è appunto un ordine dinamico, cioè è un ordine che mi tutela come comandante, perché neanche come comandante io voglio essere considerato una macchina che esegue gli ordini che stanno sopra di me. E come su movimento, io sono rispettato nella mia personalità e nella mia umanità. Allora, se io devo andare a difendere i diritti umani degli altri, è evidente che prima devo averlo introiettato nel mio e dunque anche nel mio modo di vedere l'esecuzione del comando militare. Dunque, qui il modello dell'obbedienza non è più di un ascolto passivo, ma di un ascolto attivo, di un ascolto attento. Come lo studente che ascolta e dice, ma sarà vero, poi è una panzana, ma io avevo detto una cosa diversa, ma che cosa mi sta raccontando? Attivo, sveglio. Avere un subordinato sveglio è una fortuna. Allora, vediamo di applicarlo adesso, facciamo un esperimento. Vediamo se questo modo premoderno che io offro alla riflessione potrebbe trovare applicazione, o forse dovrebbe trovare applicazione nel momento della PSO. La PSO ha delle
finalità e delle caratteristiche che sono peculiari rispetto ai conflitti tradizionali. Innanzitutto perché le finalità sono il ripristino e il mantenimento delle condizioni necessarie all'esercizio dei diritti umani. Cioè io vado sul terreno con il mio fucilino, con il mio puntatore laser, con qualsiasi cosa, dalla paletta del traffico sino alla cucina da campo, io vado lì per che cosa? La finalità, prima e ultima a tutte, è ripristinare e mantenere la tutela dei diritti. La PSO nasce su questo. Però ha delle caratteristiche che la rendono molto romantica, molto frastagliata, molto asimmetrica. È asimmetrica già nella composizione, una composizione multinazionale vuol dire che dai romeni agli spagnoli e agli italiani, ma potrebbero essere tantissimi, in Africa potremmo trovarci a operare con i congolesi, con i sudafricani, con chiunque, a Timor-Est che eravamo con gli indonesiani, cioè c'è una forte disomogeneicità sia della componente militare sia della catena di comando. Poi c'è una asimmetria anche nei confronti del diritto, cioè io raramente ho dall'altra parte persone in uniforme che appartengono ad un ordinamento giuridico internazionalmente riconosciuto. No, i miei sergeants non hanno neanche un uniforme, non sono inquadrati, sono elementi apolitici, non ho un fronte, non un fronte lineare, come gli americani in Vietnam. Di volta in volta ho una zona che devo, per esempio, devo creare una bolla di sicurezza in una determinata zona. Magari dopo sarà un'altra, per un certo tempo. Non posso fregarmi i vicini. C'è tutta una dottrina ormai molto articolata, molto affinata di interazione tra elemento civile e elemento militare. Non c'è mai stata mai così. O addirittura compiti istruttivi nei confronti dell'ordinamento giuridico che sono andato a ripristinare o a difendere, come fanno i nostri soldati con i mentori. Voi soprattutto, in SU sono fantastici da questo punto di vista, cioè devono ripristinare delle forze di sicurezza addestrando quelli che poi addestreranno, facendo i formatori dei formatori dei futuri organismi di sicurezza di quell'ordinamento. Quando mai c'è stato un bel disegno di la fidiera arrivava, il cavaliere arrivava e gli diceva adesso ti insegna come si guida un automobile. Anzi, se appena ti possa non te lo insegna. Invece adesso può anche succedere che io gli voglia insegnare. Poi c'è una catena di comando che è molto particolare, una catena di comando di tipo ormai telematico, estremamente articolata, dove più alto è il comando, più è remoto dalla zona d'operazione. A volte molto remoto dalla zona. Spesso ho una frammentazione delle parti sui terreni. Non ho più soldatini, come avete visto, no? Plotone, compagnia, battaglione, reggimento, brigata, divisione, corpo d'armata. Non ce l'ho più! Non ce l'ho più! Un tipico esempio sono i ragazzi del reggimento Tuscania che vengono presi a pezzettini e messi ora di qua, ora di là, e praticamente tranne il periodo di addestramento non si conoscono mai, non lavorano assieme. Ai miei tempi uscivano a compagnie, quelli del primo, adesso buonanotte che esce la compagnia, no? Quindi questo tipo di frammentazione crea notevoli problemi dal punto di vista dell'esecuzione di un comando, della realizzazione di una finalità immediata. In una situazione nella quale io spesso devo decidere molto rapidamente. Cioè, che cosa devo fare in questa situazione? Siamo qua per portargli le matitine e improvvisamente cominciano ad arrivarci colpi di mortaio e non sappiamo da dove. Devo decidere subito. Non è che necessariamente devo collegarmi con l'headquarters remotissimo. Devo decidere lì cosa devo fare. Cosa faccio con i carri? Li faccio avanzare? Li faccio arretrare? Come li rispongo? C'è un carro che è rimasto isolato, il povero mille volte. Cosa devo fare? In quel momento non c'è macchina che tenga. Ho una catena remota, una frammentazione sul terreno e devo decidere immediatamente. È una condizione molto particolare, nella quale spesso
comandanti di rango subalterno devono prendere decisioni nevralgiche. Per cui il tenente o il maresciallo improvvisamente deve assumere decisioni che potrebbero poi rivelarsi pesanti. Ho un problema di regole di ingaggio. Qual è la misura della forza che posso applicare nel caso degli elicotteristi italiani? Gli americani gli dicono: dovete coprire le nostre forze che sono in defilamento, ci sono degli sergeants in quell'edificio, arrivano i mangusta e devono tirare su quell'edificio. I piloti arrivano e dicono: ah, non siamo sicuri che ci siano i sergeants in quell'edificio perché non li vediamo, né vediamo azioni offensive. B, sicuramente vediamo dei civili, non vogliamo tirare su quell'edificio. Quindi prendono una decisione gravissima, perché al comando americano a cui devono rispondere negano l'obbedienza, dicono non me la sento. Non sto dicendo che avessero torto ragione, perché non lo so, avrei dovuto essere lì, ma dico, è una situazione tipica delle TSO, sono lì per difendere i diritti umani, devo stare attento a quello che faccio, no? Non posso cantare bye bye American Pie e far saltare tutto l'edificio. E chi mi dice cosa devo fare in quel momento? Io sono là e a me sembra che non ci sia attività ostile all'interno dell'edificio, vedo dei civili, il comandante americano mi dice tira, scusa no, non dico che hanno ragione una volta, ma dico come mi sarei comportato in una situazione analoga? Io non ho una risposta, cioè non c'è una libretta nella cultura, perché la TSO è un tipo di operazione talmente romantica per l'utente, che io non ho mai una simmetria che mi possa dare la risposta esatta. Ed ecco perché è essenziale la capacità creatrice, di fantasia, di cuore, di valore del comandante che si trova sul terreno. Se è un rigido esecutore di ordini, sarà totalmente inefficace. La formula rigida è una formula che non solamente crea qualche problemino etico, ma, ripeto, crea problemi concreti di operatività sul terreno. Ho bisogno di un modello diverso nel rapporto tra superiore e subalterno e ho bisogno di un modello diverso di capacità di esecuzione del comando. In sostanza la PSO mi costringe, questo sta già accadendo, mi costringe tra aperture e resistenze, perché bisogna dire che gli stati maggiori della dottrina si trovano aperture e resistenze, questo, a un nuovo militare che debba poter operare in un contesto di regime altamente dinamico. Per quelli che a questo punto nessuno credo, vorranno anche leggersi il materiale che vi ho sottoposto, questa è una frase che va a concludere quell'articolo e dice: il nuovo militare, se vorrà fronteggiare la complessa tipologia di impegni che l'attuale assetto delle gestioni impone, non potrà più essere concepito secondo il modello funzionalistico della vecchia civiltà industriale alla stregua di una macchina o, nella migliore delle ipotesi, di un tecnico. Ci vuole qualcosa che faccia la differenza, che mi porti dall'obbedienza alla disciplina. Alla crescita della tecnologia deve corrispondere un altro tipo di crescita e di maturazione, che riguarda proprio questa capacità di ascolto attivo da parte dei subalterni, che evidentemente riguarda anche il loro profilo etico, perché l'etica è niente meno che la capacità di decidere qual è il valore che deve essere in quel momento prevalente per la mia decisione. Questa è l'etica. In quel momento qual è il valore che deve essere prevalente? Il trapianamento dei soldati americani o l'uccisione di civili innocenti? E lo devo decidere. Però questo mi rende più efficiente, però questo mi rende allineato con la tematica dei diritti umani. Allora questo cambia, non sono più A uguale ad A, non può più esserci un A uguale ad A. L'ascolto attivo ha un input, cioè l'ordine che mi viene dal superiore in comando nella catena, e un output, la mia decisione operativa, che non può non essere processata attraverso una serie di parametri che necessitano di me persona, della mia cultura, di come sono stato addestrato, della mia educazione, della mia formazione, di che cosa io so dei diritti umani, di che cosa io so del sistema d'arma che mi è stato dato. Tutto questo io lo devo sapere.
valutare la situazione, valutare i mezzi, tenere sempre presente che la tutela dei diritti umani comunque è la stella polare di tutto ciò che sto facendo. Tenere presente tutte le finalità secondarie, la sicurezza degli operatori, la capacità di cooperare con i civili, quale sarà il boato sui media da quello che sta succedendo. Ormai senza il giornalista non si va più da nessuna parte, c'è ormai anche in Italia questa specializzazione nell'ambito militare. Il povero Massimo Picuccello, il generale Picuccello morto nella Siria, era lì, questo, c'è il complemento, che aveva chiesto di rientrare nei carbonari, ed era lì per questo tipo di funzione, no? Relativo al rapporto tra mezzi di informazione e peace support operation. Tutto questo popò di roba sta fra chi mi dice cosa devo fare e quello che io devo fare. È complesso. È un militare complesso il nuovo militare. È un militare premoderno, dove non è più garantito semplicemente da un ordine di tipo lì. Non è più garantito. Siamo alla fine. Però mi piace finire con una provocazione, perché voi sapete che di parlare di posizione non ti vuole. Cioè, se c'è una cosa che uno non vorrebbe, come dare a fare. Infatti sono felice che adesso c'è la cavalleria, perché secondo me l'alchimia che potrebbe uscire è strepita. Sì, già si sta vedendo. Già, bellissimo, bellissimo. Perché mette insieme apparentemente il diavolo della questa. Bellissimo. Secondo me è interessante. Però dal punto di vista del risultato che ha. Ma un altro esempio di questo sono i carabinieri. I carabinieri sono un tipico esempio di un ordine che a un certo punto non è più stato rigido. Perché non hanno compiti rigorosamente di polizia giudiziaria o rigorosamente di polizia militare. Hanno un po' di tutto, hanno anche compiti di combat. Con di Lorenzo avevate addirittura idea. Quindi, se i carabinieri sono un modello nelle, e hanno avuto, come dire, una particolare esaltazione nelle operazioni, è perché, per esempio, avevano imparato nelle stazioni che cosa significa lavorare con la popolazione. Uno che è stato in una stazioncina dei carabinieri, poi non è tanto a disagio quando lo mettono in un villaggetto, perché più o meno conosce le dinamiche che può utilizzare nei rapporti militari civili. Perché lui già appartiene a un ordine che nasce rigido, ma nel frattempo, per le necessità dell'impiego, diventa più frastagliato, più romantico, più premoderno. E dunque più efficace, alla fine. E dunque più efficace. Ecco perché io voglio finire con una provocazione terribile e totalmente scorretta dal punto di vista del politico di corretta, per mostrare che la nuova conduzione militare non viene da Marte necessariamente, ma potrebbe avere in misura maggiore o minore qualche rapporto con esperienze militari che noi abbiamo già avuto nel passato. Allora, facciamo un esperimento mentale. Abbiamo detto che una PSO è un'operazione di intervento antimilitare che ha una determinata finalità e determinate caratteristiche, l'abbiamo visto nella slide precedente. Immaginiamo un intervento militare che abbia come finalità ristabilire un diritto che fa parte della più generale tutela dei diritti umani, quale può essere quello il diritto di poter professare la propria religione avendo libero accesso ai luoghi di culto. C'è una condizione nella quale mi è impedito di avere accesso ai luoghi di culto, a esercitare la libertà religiosa che è espressamente prevista nell'ambito dei diritti umani, perché formazioni militari jihadiste hanno occupato il territorio e proibiscono l'esercizio di qualunque libertà politica e religiosa. Immaginatevi una situazione di questo tipo. Una situazione standard nell'ambito delle operazioni internazionali, no? Immaginate che le caratteristiche di questa operazione siano proprio quelle che io vi ho detto. Quindi c'è un organo a carattere sovranazionale che dà un mandato di intervento e chiede alle singole nazioni di organizzare questo intervento. E queste singole nazioni, diverse tra loro,
mandano sul terreno, no? Nuclei di forze armate provenienti da questi paesi, però sotto un mandato totalmente sovranazionale. Vi sembra che sia una caratteristica peculiare per un'operazione multinazionale? Sì, l'abbiamo visto prima, è proprio finita. Infine, sottolineiamo, not to stress, diciamo in inglese, sottolineiamo, stressiamoci sul fatto che in questo tipo di operazione è chiesto un alto profilo etico dei combattenti che sono inviati in teatro, proprio per il tipo di operazione, avranno a che fare con civili, si troveranno in condizioni limite, devono tutelare questa libertà fondamentale dell'uomo. Secondo voi ci sta tutto questo per delineare un intervento multinazionale? Guardate, potrebbero essere le condizioni di un intervento multinazionale in Siria, cioè volendo immaginare una situazione reale, esistente. No? Secondo voi, che data potrebbe avere un intervento militare di questo tipo? Forse loro sanno la risposta, per cui... Ma vorrei sapere. Cioè, dove collochereste cronologicamente un intervento militare sovietico multinazionale con queste caratteristiche? Prima della Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale? No, cosa? No, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché prima, lei dice, i conflitti non si occupano di diritti umani. La data è il 1096 dopo Cristo. Questo tipo di operazione ha tutte le caratteristiche strutturali di un intervento in teatro come quello delle Peace Support Operations. Andavano lì perché in quel momento l'Islam aveva avuto un momento, una forte aggressività nell'Islam. Questo succede spesso, no? Molto spesso il regime è tollerante, altri diventa improvvisamente intollerante. Nella storia ci sono luoghi, momenti in cui l'Islam conosce una maggiore o minore aggressività. In quel momento, fino a quel momento, avevano liberamente concesso l'espressione religiosa cristiane presenti in Palestina. Da quel momento in poi il sultano non ne consente più, come sta succedendo in Siria adesso, uguale identico, come potrebbe succedere in Pakistan, per un modo uguale identico. Quindi la finalità è la stessa, le caratteristiche sono le stesse. C'è un organismo sovranazionale, non era l'ONU, non era la NATO, l'unico che aveva non era la Chiesa, era l'unico che era sovranazionale, era il Papa, e dice qua bisogna fare qualcosa. I mass media erano detto venita e andavano in giro a dire fate qualcosa perché i pellegrini non possono più raggiungere i luoghi santi, vengono uccisi, depredati, multipliati. Si decide un intervento che ha un carattere totalmente multinazionale. San Bernardo scrive il De Laude Nove Glizie, dove dice attenti soldati che andate in quel teatro di operazione, perché non potete presentarvi là con l'idea dei vostri nemici, e cioè più ne uccidete e più rapidi andrete in paradiso. Voi non dovete commettere omicidi, scrive San Bernardo, ma semanicidi. Cioè, se voi ucciderete per odio, per vendetta, per sopraffazione, per sentirvi più fighi, perché cantate bye bye e andare a campare, quello è un omicidio. Ma non sarà più un omicidio, se quella sarà l'azione che sarete costretti a fare perché in quella situazione è l'unica per poter tutelare i diritti umani. E quindi quando il combattente andava in battaglia si confessava prima, perché diceva se mai io che non mi faccia prendere da qualche foga indebita nel corso, non ho la garanzia che vado in paradiso perché ammazzo di fedele. Lui ce l'ha, io no. Quindi mi si richiede anche un profilo etico. Quando arriva a Gerusalemme, a Goffredo di Bullione, che è soldati, cioè la catena di comando salta e fanno un disastro. Il giorno dopo, Goffredo di Bullione in testa,
in gramaglie, scalzi, con il cilicio, si fanno tre volte il perito delle mura di Gerusalemme dicendo abbiamo fatto una cosa che non dovevamo fare, perché dovevamo andare a tutelare le persone e alla fine abbiamo fatto una strage largamente inutile. Che cosa dimostra questo? Che fino in fondo l'idea era vado, ma vado con un profilo etico e non devo sorpassare i limiti, perché io sono proprio a tutela di un confine etico. E allora ecco la mia provocazione finale. In qualche misura la nuova configurazione delle missioni multinazionali di pace, proprio perché impone la tutela di un principio di umanità, l'intangibilità dell'essere umano, che non si esaurisce negli ordinamenti che nascono e che muoiono, mi riporta a una condizione di ordine diverso. E questa, con questa mentalità diversa sull'ordine che è premoderna, mi chiede anche di pensare uno strumento militare che sia basato su una formazione diversa, posso dirlo, su una formazione umanistica del comandante. Perché solo una formazione umanistica mi darà la capacità di non farmi inghiottire dalla tecnica, di non farmi inghiottire di nuovo da quell'idea di un'esecuzione rigida. Ecco perché volevo concludere con questa provocazione. E naturalmente nessun uomo si lascia sul terreno. Grazie per la pazienza. Bene, ringrazio Maurizio Manzini di questa densa e significativa relazione, che ha presentato anche dei tratti di impopolarità, come del resto devono presentare le provocazioni sviluppate in ambito scientifico-culturale. A cui siamo poco abituati magari in Italia e in Europa in generale, qui siamo più abituati in ambiti accademici come quelli nordamericani. Da questo punto di vista, almeno soltanto da questo punto di vista, dovremmo in qualche maniera ispirarci a certi modelli di comportamento. È talmente articolata la massa dei suggerimenti a riflettere che è stata sottoposta alla sezione comune, che in realtà avremmo proprio qualche minuto per eventuali osservazioni, domande e riprese di quanto sopra illustrato. Se tra i presenti c'è qualche per esprimerci in termini un po' di faccio qualche incursione sui temi affrontati, comunque abbiamo ancora qualche scorta di minuti da esaurire. Dottor Di Paolo, dottorato in innovazione e gestione delle risorse. Sì. Allora, io inizialmente ne avevo due di domande, però durante la sua dissertazione praticamente ha già risposto. Una riguardava appunto il fatto c'era bisogno di un ritorno dall'ordine alla disciplina, e mi è parso di capire che la risposta sia un sì. Okay. E invece l'altra riguardava la questione che prima ha parlato della deresponsabilizzazione. In questo caso ha affermato che non c'è alcuna intenzione, alcuna attuazione personale della volontà del soldato o del subalterno che esegue l'ordine del superiore. La esegue dicendo proprio ho fatto solo ciò che mi è stato chiesto di fare. Però anche nel fare questa affermazione, la banalità del male, come si dice a Nara. Esatto. Anche nel fare questa affermazione c'è da un certo punto di vista una scelta da parte del soldato o del subalterno che esegue l'ordine, appunto quello di non prendere posizione. Senso, io decido volontariamente, non fa obiezione di coscienza. La scelta di non scegliere. Questa scelta può essere dettata da una questione di egoismo o convenienza personale, della logica mors tua vita mea.
Questa è la domanda. Può essere dettata da molte cose, mi verrebbe da dire. Ignobili o meno ignobili. Potrebbe essere dettata da un rispetto assoluto nei confronti del mio superiore, tale per il quale io non mi permetto di riflettere, discutere o mettere in dubbio quello che mi viene detto. Quindi non è necessariamente ignobile il motivo per cui io eseguo in un sistema rigido il mandato che è stato disposto dal mio superiore. Può essere un ottimo motivo. Il punto è che la mentalità che deriva da un'applicazione di questo modello non è eticamente compatibile con il tema dei diritti umani e non è adatta a risolvere operativamente le situazioni sul terreno di questi tipi di conflitti. Solo questo volevo dire. In fondo io dico cose che sono molto banali per chi ha un'esperienza militare, che le sente già dentro di sé, queste cose le sa. Quello che volevo dire, rivolgendomi agli studenti che non hanno una consapevolezza della condizione militare e ai militari presenti, era che queste cose che magari già dentro se stessi hanno una loro vietà, che non si risponde in ordine semplicemente, che ci deve essere una fiducia per superiore e inferiore, possono essere dipanati secondo un pensiero, per esempio nel mio caso, filosofico-politico e filosofico-giuridico, addirittura con elementi di storia dell'architettura. Cioè, non è solo qualcosa che io posso avere dentro, ma a cui posso dare una forma razionale. Posso farci una conferenza, scriverci un libro e spiegarla e difenderla. Posso fornire le ragioni di questa cosa. Non è una cosa così. Sì, non è così. Non si comanda solo con l'esperienza. È ovvio, tutti sa che un comandante rigido alla fine riesce a ottenere risultati molto scadenti. Però il mio intendimento era di spiegare perché, dal punto di vista dei miei studi, questo ha una sua ragione profonda. È perché noi dovremmo pensare la storia, noi in maniera deterministica, adesso siamo nella postmodernità, ma cogliere le occasioni che ci vengono. Postmodernità può essere solo caos, ma può anche essere libertà mentale di pensare cose premoderne. Scusate, l'Unione Europea, che cosa diavolo è? Non lo sa nessuno. Ma se io devo pensare a un'Unione Europea che sia più di una sommatoria di entità statali nazionali e addirittura giungo ad erodere la loro sovranità monetaria, politica, di intervento militare, eccetera, eccetera, eccetera. Che modello offre? L'Unione Europea non mi ha ancora detto che cosa vuole essere. Non me l'ha ancora detto. È ancora un balbettio tra come tengo in piedi lo Stato nazionale e come tengo in piedi qualcosa che mi condiziona la sovranità di quello Stato. Ma scusate, io non voglio essere condizionato dalla banca centrale, anche se c'è un programma, perché io non l'ho mai detta. Mi devono mostrare qual è quel modello di unità politica in chi mi può far stare assieme in un certo modo con le altre nazioni. Ma il pensiero moderno non ha queste categorie. Forse il pensiero premoderno ce le ha. Paolo Grossi, il giudice della Corte Costituzionale, è illustrazione della storia dei diritti in Italia, lo dice sempre. Guardate che un modello politico post-statuale lo potete cercare solo nell'esperienza politica pre-statuale. Cioè una grande libertà mentale anche dal punto di vista della visione dell'esercito. Recuperare tutta una serie di caratteristiche che la condizione militare aveva prima dei rigidi militari. Una scommessa. Lo spazio per una post-ultima domanda. Professor Mirto, nostro docente di etica e di ontologia delle professioni comunicative. Molto più esperto di me. No, assolutamente no, anzi grazie per questa relazione. E la curiosità che mi veniva dall'ascoltarle è questa: lei sostanzialmente propone la creazione di un nuovo militare che sia formato secondo dei criteri, come dire, e dei valori altamente etici e che si rifacciano per l'appunto a questa grande categoria che sono i diritti umani. Ma quello che mi chiedevo è, in un clima postmoderno, dove esattamente l'etica è diventata relativista, come lei ci ha illustrato all'inizio, non è esattamente questa la difficoltà, innanzitutto di creare per l'appunto dei nuovi militari che abbiano un alto profilo etico legato ai diritti umani e anche di far accettare ad un'opinione pubblica che per l'appunto vive quella relatività etica di cui lei ci accennava le azioni degli eserciti in situazioni che pure sono spinte chiaramente dalla voglia di, come dire,
rafforzare e tutelare i diritti umani stessi. Non credi che sia proprio questa la difficoltà oggi? Assolutamente sì. E la difficoltà è che chiunque, in famiglia, a scuola o semplicemente andando a comprare un gelato, si trova a dover fronteggiare. Cioè, come faccio a costituire una situazione che sia in qualche maniera necessariamente ordinata senza che questo venga vissuto semplicemente come l'imposizione di un potere da parte di chi? Questo è il problema. La risposta è: ma abbiamo un'alternativa? Cioè, qual è l'alternativa? Perché a mio avviso la tecnica è entropica, non ci porta a nessuna alternativa. Avremo senz'altro un aumento dei conflitti, della complessità dei conflitti, della complessità dell'interno, se vogliamo mantenere la finzione di modello. L'alternativa è tra vedere la postmodernità come un arrendersi, mi arrendo, vinca di fronte, oppure anamnesticamente, platonicamente. Cioè, beh, ma io forse ricordo di qualche cosa, forse io faccio il professore perché qualcosa mi ha spinto a farlo che non era proprio il 27. E forse io faccio il militare, l'ufficiale, perché qualcosa mi ha spinto a farlo che non era proprio il 27 del mese, no? E che cos'era questo surplus vocazionale, ne ho parlato ieri sera, no? Che mi ha portato a questa scelta. Proviamo a lavorarci sopra per costruire questo nuovo modello, che secondo me è un modello umanistico di cui noi abbiamo già tutta la ricerca. È il modello che è composto di tre elementi: Atene, Roma e Gerusalemme. Cioè, tutta la questione della tutela dell'umano, dell'intangibilità, della sacralità dell'umano, della necessità del diritto, della proporzionalità dei mezzi ai fini, della non disponibilità di determinati valori alla volontà soggettiva, noi ce l'abbiamo già. Ed è il risultato della filosofia dei greci, del diritto dei romani e del personalismo del cristiano. Ecco, se noi ci riappropriamo di questa cultura, che è una cultura umanistica in senso pieno, noi potremmo formare un militare più adatto ad operare in questi termini. No, chiaro. No, dicevo che appunto, sì, è chiuso davvero. E meno internet e più latino. Sì. Se volessi fare una provocazione, non è che abbiamo bisogno di internet inglese e ingiusta, cioè, abbiamo anche bisogno di queste cose, però non è utilizzando gli anglicismi che saremmo più efficaci come ufficiali di Stato Maggiore, no? No, cioè, se mi posso permettere, forse di un'altra cosa, forse ci sarebbe necessità. La storia ci è più utile che se conosciamo l'ultima epoca dell'esercito, poi è utilissima. Sì, certo, assolutamente, però credo forse di un'altra cosa si avrebbe necessità, di una visione che sia interculturale, cioè i suoi riferimenti in questa bellissima relazione sono stati quasi esclusivamente a quella che è la grande cultura occidentale, direi soprattutto europea, infatti, prettamente europea. I contesti nei quali si opera sono di solito contesti non europei, per cui sicuramente attingere al proprio armamentario culturale è chiaramente inevitabile, però ecco, forse anche questa tensione verso l'altro e verso la conoscenza della cultura dell'altro. Ma l'altro ha sempre e necessariamente quell'idea della sacralità dell'umano che ho io? Ce l'ha? L'altro ha sempre necessariamente rispetto dell'individualità, della condizione femminile, della libertà d'espressione, della libertà di culto. L'altro ce l'ha. E che cosa devo fare se l'altro me le conculca? Deve intervenire. L'Europa deve assumersi la responsabilità di essere se stessa. Il dialogo con gli altri è un dialogo se io ho un'identità. E la mia identità è Atene, Roma e Gerusalemme. Io ho la presunzione di credere, ma credo di poterlo dimostrare assolutamente, che questo non è un etnocentrismo, è il contrario, cioè la capacità di additare qualcosa che è universale, perché il valore della cultura dell'umano non è il prodotto della cultura europea, è universale, e io lo posso esportare. Forse la democrazia non la posso esportare, e certo non con le bombe, ma ho il dovere di intervenire quando
chi mi sta vicino non è più nella condizione di vivere la propria umanità. Se sono un europeo, mi devo assumere anche il peso della mia presenza politica e economica in Italia. Se no, facciamo un'altra cosa, facciamo la finzione di intervento umanitario e poi ogni nazione guarda a quelli che sono i suoi interessi particolari, ma allora sì che mi espongo da quelle critiche, perché io non mando a morire i miei soldati perché gli americani possono avere un posto di petrolio, no signore. Non mando a morire i miei soldati perché i francesi possano fare fuori business. No signore. Se li mando nell'ambito di una missione internazionale, li mando perché vado a tutelare i diritti umani. E però voglio essere in condizioni almeno di parità per quanto riguarda il fallout di quello che sto andando a fare. Però devo difendere una mia identità per fare questo. Altrimenti l'altro non mi rispetterà mai. L'altro ti rispetta se hai un'identità. Se no, se l'altro mi vede come il mondo di Satana, no? Dove non c'è più nessun valore, dove si fa quello che si vuole, non avrò nessun dialogo con lui, mentre forse ho qualcosa da portargli che ha un valore, anche se a volte sono costretto a portarglielo con il lince e il bambino, però mica non so scelto io. Grazie. È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve fare. Purtroppo dobbiamo chiudere, il discorso è durato oltre i limiti che ci sono consentiti, perché evidentemente è un discorso suscettibile di essere ulteriormente approfondito. Io ringrazio il professor Panzin di non aver portato semplicemente l'arricchimento, la riflessione comune, ma di aver portato un contributo intensamente innovativo, che del resto è in continuità con quanto alla conclusione della produzione dell'inaugurazione dell'anno accademico il professor Limoscio, direttore del Dipartimento SUSE, ha indicato quasi inconsapevolmente con una espressione di carattere militare, ma che vale per studenti, docenti, per chiunque viva una condizione che è comunque quotidianamente al fronte della realtà. Le scienze umane, quindi l'umanesimo, servono dunque a costruire le case matte della democrazia, abbiamo visto anche nei limiti dell'uomo, forgiando una mente critica che sappia risolvere i problemi. Non si tratta di avere più umanesimo e meno tecnica, ma proprio perché possiamo e vogliamo avere più tecnica, dobbiamo poter volere anche più umanità. Quindi più umanesimo, quindi più cultura umanistica critica. Io ringrazio il professor Manzi di averci condotti per mano, in maniera così anche suggestiva per molti tratti, in questa strada che ci aspetta, che aspetta di essere percorsa. Grazie ancora. Grazie. C'è un filo d'onore.